Prima invito il pubblico, mi scuso con tutti gli astanti perché abbiamo avuto diversi problemi tecnici. Il primo, si è rotta l'aria condizionata, quindi siamo senza aria condizionata. Abbiamo aperto le porte e le finestre, speriamo sia sufficiente. Secondo, lo streaming sembra, abbiamo un problema con l'audio, comunque rimane registrato e comunque si può rivedere il giorno dopo. Ora stiamo per iniziare il Consiglio Comunale aperto a titolo New Palariccione SRL. Tutti i consiglieri comunali possono abbassare i tesserini intanto. Tutti i cittadini possono intervenire prenotandosi all'ufficio di segreteria lì in fondo. Ogni cittadino potrà intervenire con 5 minuti di intervento. Non staremo certamente col fucile spianato se è qualche secondo in più. Il posto per il cittadino per poter intervenire è là al microfono libero di fianco alla porta del bar. Ora vi illustro la scaletta. Ci sarà la relazione del presidente Bergamaschi, che ringrazio della presenza, che è qui sul tavolo di fianco alla dottoressa Farinelli. Poi ci sarà... Sì, no, non ho ancora iniziato, sto spiegando. Ci sarà l'intervento di un relatore dell'amministrazione, poi il pubblico potrà intervenire in tutte le forme che vorrà. Chiaramente è superfluo, ma mi permetto di rammentarlo, di chiedere la civiltà negli interventi. Tutti possiamo avere un'opinione, anche una dissimile dall'altra, ma vi prego i toni in Consiglio Comunale di mantenerli sempre educati. Grazie. Alla fine degli interventi del pubblico ci sarà l'intervento da parte dei consiglieri comunali, che diranno le loro opinioni contrarie o favorevoli alla cosa, e alla fine ci sarà l'intervento finale del relatore e del sindaco. Questa è la scaletta. Ora ripartiamo con l'appello. Prego, dottoressa Farinelli. Renata Tosi. Presente. Davide Rosati. Presente. Ennio Claudio Frisotti. Presente. Paolo Tonti. Presente. Massimo Angelini. Presente. Alfonso Pellegrino. Sara Maiolino. Presente. Monica Mussoni. Presente. Gabriele Galassi. Presente. Fabrizio Pullè. Presente. Marzia Boschetti. Presente. Naide Vandi. Presente. Andrea Bedina. Presente. Marco Ragni. Presente. Pier Giorgio Ricci. Presente. Greta Testa. Presente. Sabrina Vescovi. Presente. Simone Imola. Simone Gobbi, Cristian Andruccioli, presente. Marina Gambetti, presente. Carlo Conti, presente. Andrea Del Bianco, presente. Stefania Carbonari. Bene, lasciamo la parola al presidente della New Palariccione, Eleonora Bergamaschi. Grazie mille di essere qui. Buonasera a tutti. Faccio partire le slide. Okay. L'anno 2018 per la Palariccione è l'anno del miglior fatturato degli ultimi 10. Come vediamo da questo grafico, maggior fatturato
più 28% rispetto all'anno 2017, tradotto in 4.650.000 euro, con un utile di esercizio di 268.000. Utile di esercizio, pagati tutti, questo è quello che ci rimane da reinvestire o restituire a Riccione. Non solo il fatturato vede un aumento, ma anche il numero di eventi si concretizza in 83, 35 dei quali sono nuovi, che non è un dato da sottovalutare, significa che più persone, ma soprattutto nuove persone, che non erano mai state a Riccione, hanno raggiunto la nostra località. Il numero delle giornate di occupazione lorde è arrivato a 205, tradotto in 40.000 arrivi per un totale di 86.000 presenze congressuali. Il lavoro del palazzo si sviluppa per lo più nel primo semestre, come potete vedere, dove vediamo realizzarsi i 2/3 del fatturato totale, mentre nel secondo semestre, dove abbiamo ancora poca disponibilità ricettiva nei mesi di luglio e agosto, rimaniamo pressoché inattivi. Inattivi, ma in realtà questo rispecchia perfettamente la vocazione che ha questo palazzo. Infatti è e deve essere uno strumento di emancipazione da quello che è il prodotto monobalneare, peraltro già abbastanza circoscritto su Riccione. Voglio precisare che l'attività congressuale non è uno strumento, ma è un fine. Come possiamo vedere da questo grafico, il business dei palazzi dei congressi è di target corporate, lo vedete sotto la voce aziendale. Oggi le convention sono il 75% del nostro lavoro contro il 23% del congressuale e un solo 2% di intrattenimento rivolto al pubblico locale. Il corporate è il più proficuo in termini di fatturato e di presenza, ovviamente, ed è quello però che noi continueremo a ribattere. Continueremo a ribattere nei prossimi anni, seppur molto instabile, a una numerica per il palazzo sicuramente molto, molto aderente. I suoi punti di debolezza, li vediamo in alto, sono l'intermediazione con le agenzie di eventi e una scarsa pianificazione, poiché le convention aziendali, vuoi perché il numero non è altissimo dei partecipanti, vuoi perché le pianificazioni dei budget vengono fatti di anno in anno e i loro investimenti a volte arrivano anche a riservare le sale congressuali uno o due mesi prima. Abbiamo un esempio proprio in questi giorni di una convention, di una richiesta di una convention per la fine di giugno. Una grossa opportunità che ci arriva dall'esterno sicuramente è la destinazione Riccione, che oggi gioca un ruolo molto importante. Chi ci predilige sceglie prima la destinazione e poi la location. Altro fattore importante è stato il potenziamento dei collegamenti ferroviari, che ci ha messo nelle condizioni di essere facilmente raggiungibili e che sposa completamente la nostra filosofia del walking distance. Una criticità sicuramente la poca ricettività nei periodi balneari, che però preoccupa poco i nostri operatori, che nei mesi di luglio e agosto sono già proiettati sicuramente su un altro target. Nonostante queste difficoltà, continuiamo a ribattere il mercato corporate, sicuramente giustificato dalle maggiori assunzioni aziendali che sono avvenute nelle aziende italiane, che ha dato adito ad investimenti soprattutto sulle risorse umane, e affiancare i loro collaboratori è diventata un'esigenza e un loro punto fermo. Un focus importante è da concentrare sui corsi di formazione e i corsi motivazionali, che sono in costante crescita e che permettono alle attività economiche di destagionalizzare in questi periodi che non sono propriamente congressuali.
I pernottamenti per questo tipo di business, ahimè, sono i pernottamenti gestiti sono rallentati, poiché la diffusione delle OTA, vediamo Booking o Expedia, purtroppo sono dei colossi mondiali che facciamo veramente molta fatica a contrastare. Questo successo della Pala Riccione ha sicuramente e indubbiamente una ricaduta sul nostro territorio. Come vediamo dai dati statistici, l'indotto alberghiero di un cliente congressuale si aggira intorno ai 150 euro a persona al giorno, suddivisi tra indotto alberghiero e indotto ovviamente anche di tipo commerciale. L'albergo indubbiamente con questo tipo di target ha dei profitti in termini di destagionalizzazione. Il cliente comunque congressuale è anche un cliente repeater, è un cliente che una volta che conosce Riccione nei mesi, chiamiamoli di bassa stagione, si ripresenta durante l'estate. C'è un'occupazione dei giorni infrasettimanali, il cliente business viene dal lunedì al giovedì, ok? C'è una possibilità di programmazione per gli alberghi, perché comunque è vero che si riduce a due mesi prima la prenotazione, ma sappiamo benissimo che oggi per un albergo avere già solo due mesi di programmazione è già un grosso passo avanti. È indubbiamente una vetrina per la città, l'abbiamo detto prima, e poi aggiungerei il cliente business viene anche nonostante il maltempo. Ovviamente il commercio, e anche lì c'è un aspetto molto importante che è quello della destagionalizzazione, molti avventi di tipo aziendale scelgono la formula bed and breakfast, che cosa vuol dire? I congressisti escono, popolano le nostre strade, i nostri ristoranti e i nostri negozi. E molte volte è il cliente stesso che ci chiede di poter organizzare degli eventi fuori dall'evento che si svolge all'interno del palazzo e di spostarsi nella città, ok, per godere tutti quei servizi. Come siamo arrivati a questo risultato? Ovviamente sono state introdotte nel 2018 delle nuove strategie commerciali, come delle attività B2B con il contatto diretto con il cliente, ci siamo spostati, siamo andati noi a cercare il cliente, noi abbiamo preso il treno, siamo andati a Milano nelle agenzie, una ad una. Abbiamo creato appuntamenti dedicati, abbiamo fatto venire i clienti qui attraverso degli educational, abbiamo fatto marketing territoriale, abbiamo portato i clienti fuori, li abbiamo fatto scoprire le molteplici possibilità che si possono trovare nella nostra città e non solo, anche intorno a noi, nel nostro territorio molto più ampio. Abbiamo introdotto un gestionale per automatizzare le procedure interne che non c'era. Abbiamo fatto delle attività B2C con le aggregazioni a delle attività associative come Destinazione Romagna o anche semplicemente Confindustria. Non tralasciamo però il grande aspetto delle risorse umane. Grazie alle piccole dimensioni del nostro Pala Congressi riusciamo ad avere un'azione di marketing diretto. Vuol dire che noi al cliente li cuciamo addosso quello che lui vuole, il cosiddetto mercato tailor-made. Ovviamente non sono state, ovviamente sono state introdotte anche altre attività collaterali a quelle dell'eventistica, che sono attività di team building, attività sportive. Riccione è una città con vocazione sportiva, perciò li abbiamo accompagnati noi stessi, i nostri ragazzi, nelle attività sportive, portandoli fuori a correre, a camminare, a fare attività di yoga la mattina. Visto questo successo, abbiamo deciso di intervenire con un piano triennale di investimenti. Oggi il Pala Riccione ha 11 anni e sono
necessari degli interventi di restyling, ma anche importanti, importanti interventi di tipo proprio di manutenzioni, come quello dell'impianto di movimentazione delle nostre poltrone, cavallo di battaglia del Palariccione, queste poltrone che si nascondono sotto il pavimento per poi dopo magicamente riapparire, che hanno un sistema che purtroppo è stato mal gestito da chi le ha prodotte, da chi le ha installate, e richiede una manutenzione. E la riqualificazione dei bagni, oggi non sono più in linea, ma vi assicuro che non lo sono mai stati, in linea con quelle che sono le richieste che sono sempre più esigenti da parte dei nostri clienti. È in atto sicuramente un rinascimento della città e sta esercitando un evidente dinamismo anche sul piano dell'estetica urbana, e noi del Palariccione non potevamo non cogliere questa opportunità. Si sono resi necessari anche degli adeguamenti strutturali. Adeguamenti strutturali, oggi sappiamo che abbiamo realizzato 205 giornate di attività congressuale, e più in là di lì faremo fatica noi ad aumentare. L'unica cosa che possiamo è ottimizzare gli spazi che già abbiamo, ma che ahimè non sono fruibili singolarmente. Vuol dire che oggi, se io ho un evento sul terzo livello, il quarto piano mi rimane vuoto perché non è stato creato un passaggio affinché un cliente possa raggiungere il quarto piano non ostacolare l'evento che c'è già in essere sul terzo. Cosa dirvi in ultimo? Un anno che ci ripaga veramente degli sforzi che abbiamo fatto per conservare il nostro know-how, per potenziare le competenze necessarie per ogni tipologia di eventi. In realtà una location come quella del Palariccione ha un vero challenge davanti a sé. Due fronti. Uno è una sfida, e offrire il posto giusto a quell'azienda, a quel privato creativo che ha bisogno di promuoversi attraverso momenti di aggregazione. E l'altro, potenziare con la città, sempre più consapevole, potenziare il legame con la città, che è sempre più consapevole delle opportunità che il nostro Palariccione può offrire. Grazie. Grazie. Grazie mille, Presidente. Ora ricordo, prima dell'intervento dell'assessore Caldari, al pubblico che può prenotarsi per intervenire al tavolo di segreteria. Grazie mille. Prego, assessore. Grazie, Presidente Galassi, ma anche grazie al Presidente Bergamaschi. Mi fa molto piacere sentire quello che, anzi, ho anche visto, perché insomma da continuità un lavoro iniziato già anni fa, e quindi insomma devo dare atto che insomma al New Palariccione è veramente un'eccellenza. Per poter però parlare della New Palariccione penso che sia necessario fare una premessa che possa anche mettere tutti in condizione di poter partire da uno stesso livello, perché tante volte anche in quest'aula ho ascoltato rispetto alla Palazzo dei Congressi, e penso che si sia fatta un po' di confusione. La premessa è questa: per come il palazzo è stato pensato, voluto e costruito dal PD, quindi dall'amministrazione del PD, è innegabile che sia stato il più drammatico fallimento politico annunciato della recente storia di Riccione. Lo dico a ragion veduta, lo dico perché ne ho vissuto anche alcuni passaggi, lo dico perché in realtà una mattina di neanche troppi anni fa qualcuno qua, che sedeva in quello scranno, che vedo anche in sala e che saluto, si è svegliato, più, passatemi il termine, sburone del solito, e ha pensato che per Riccione fosse giunto il momento di intraprendere la nostra strada nel settore congressuale.
scelta che io in qualche modo condivido e che penso nessuno in questa sala possa negare essere una scelta anche lungimirante, ok? Quindi nessuno è contrario al Palazzo dei Congressi o al settore congressuale. C'è però un tema, perché quella volta mi ricordo che si parlava di una struttura di due piani, 12-15 milioni di intervento, poco impattante, che poteva essere comunque anche armonica rispetto al luogo in cui è stata costruita. Quella struttura così poco impattante, che avrebbe comunque garantito la stessa occupazione in termini di sale congressuali, quindi avremmo le stesse identiche sale che abbiamo oggi, ahimè, diciamo, con questa enfasi che forse rappresenta una era politica passata alla quale non vogliamo neanche più pensare o ritornare, si è passati da due piani a tre piani, poi a quattro piani, poi perché no, passava un fondo perché si finanziavano i cinema, facciamo sei sale e le agganciamo al palazzo, poi visto che ci siamo andiamo quattro o cinque piani, ci facciamo una bella galleria commerciale con le vetrine che guardano dentro e neanche fuori, e siamo arrivati comunque a una cifra monster di 62 milioni di euro, ok? Io credo, e sono uno di quelli che in realtà poi lo difende anche perché l'ho gestito e quindi c'è una parte di me che li vuole molto bene, però insomma è indubbio che quell'investimento era un fallimento in partenza, ok? E poteva essere un fallimento anche economico, mentre abbiamo fermato i libri, i contabili che volavano verso il tribunale e stavano bussando alla porta del giudice, li abbiamo fermati perché, non so se ricordate, nel 2012, e c'è un giorno preciso in cui possiamo dare il decesso di quel progetto politico, l'11 dicembre del 2012 venne fatta la scissione tra la Pallarezzone SPA e la New Pallarezzone SRL. Lo dico per chi è poco avvezzo a questi termini. Pensate al Titanic che sta affondando, all'ultimo secondo siamo riusciti a lanciare fuori una scialuppa di salvataggio leggera, in grado comunque di poter camminare, ma non in grado di poter portare con sé il Titanic che affonda, né tantomeno poter evitare l'affondamento. E quindi da quel momento in poi dobbiamo separare le due cose. Come eredità di quella sessione, i riccionesi hanno avuto in premio 32 milioni di euro, che era il debito residuo all'atto della scissione, che abbiamo socializzato in un mutuo e che continueremo a pagare per i prossimi, mi sembra, altri 20 anni, 19 anni, non so quanti. Quindi comunque oggi tutti i riccionesi pagano 1.400.000 euro di mutuo per il Palazzo dei Congressi. E questo è l'errore primordiale, l'errore che ha inficiato tutto quello che di buono poteva avere quella struttura e quel palazzo, perché in realtà dalle parole della Bergamaschi, ma per la mia esperienza, quel palazzo è veramente oggi riconosciuto come un'eccellenza da chi vive il congresso, che non ne conosce il problema economico, perché insomma chi viene ne appresta comunque gli standard qualitativi dei servizi. Io sono arrivato nel 2014, era il secondo semestre, quindi rispetto al mio anno di gestione devo dire che insomma condivido a metà il mio percorso con chi prima di me mi ha preceduto. Sono arrivato che c'erano 2.680.000 di fatturato. L'anno precedente, quindi il 2013, il primo anno a gestione PD della scissa, era di 2.300.000 rotti. E quello che ho trovato era comunque una struttura completamente ingessata dal punto di vista promo commerciale. Ingessata vuol dire: il famoso gestionale a cui faceva riferimento la Bergamaschi era stato comunque staccato, quindi le ragazze lavoravano ancora con la matita, la penna, i fogli, hai scritto e emesso. Eravamo completamente assenti da tutte le liste delle agenzie di cui parlava il Presidente e non esisteva un piano promo commerciale. Io chiesi, scusate, qual è la prossima azione che faremo? Ah, perché era per me un momento formativo, quindi ok, cosa facciamo? Nel senso, che attività andiamo a fare per muoverci? Qual è il piano? Il piano non esiste, mi hanno detto. Quindi capite benissimo che insomma non era così facile tornare ad avere comunque quel movimento congressuale che poi in realtà abbiamo avuto. Faccio un appunto rispetto a quello che diceva la Bergamaschi, perché rispetto ai costi sulla manutenzione che non c'erano, due voci però mi hanno subito in qualche modo messo in condizione di capire che qualcosa non aveva funzionato fin dall'inizio, perché le poltrone Frau, che hanno avuto un appalto da 6 milioni di euro per l'allestimento del palazzo,
hanno fatto un'operazione bellissima, perché è vero che oggi l'effetto wow della poltrona che scompare poi ricompare piace a tutti ed è quell'aspetto che permette a una sala di essere polifunzionale, ma è molto vero che la Frau non fa ribaltamenti di poltrona. Quindi cosa fece? Subappaltò il progetto del ribaltamento a un'azienda elettromeccanica, la Luccioni, io non mi ricordo dove, Fano, che in realtà neanche lei faceva quello di lavoro. Quindi noi ci prestammo ad essere cavia di un esperimento di ribaltamento poltrona che poi scoprimo essere nato difettato. Io feci mattine intere a ribaltare queste poltrone per capire il difetto, saprei anche indicarvi qual è la vite che si spacca quando si ribalta. Pagavamo nel 2014 20.000 euro di canone fisso solo per la manutenzione e pagammo 40.000 e passa di spaccature, perché chiaramente diciamo la mortalità delle poltrone era quasi facilmente riscontrabile. Il secondo aspetto, che invece era anche da una parte simpatico dall'altra però imbarazzante, era che nella costruzione e sulla costruzione del Palazzo dei Congressi andrebbe fatto veramente un consiglio comunale aperto, ok? Questo è un tema sul quale dovremmo tutti dibattere, perché è il tema sul quale tutti paghiamo comunque ancora il debito. La cosa che dicevo mi fa sorridere, ma in realtà è abbastanza drammatica, è che inspiegabilmente non si sa perché a palazzo costruito venne traforato per montare gli impianti di condizionamento, le caldaie, i pannelli fotovoltaici. Quindi diciamo che tecnicamente, vado a stringere, il tetto del Palazzo dei Congressi è un gruviera. Un gruviera significa che quando piove l'acqua entra, i giri che fa l'acqua, solo l'acqua lo sa, io l'ho scoperto una volta perché si è presentata nella faccia di un relatore durante una conferenza sul palco. Quindi poi in maniera molto romagnola abbiamo sempre arginato con capacità, abbiamo messo una pianta in mezzo a una sala, dire che era arredo, in realtà faceva la spugna per la goccia che cadeva, abbiamo messo il palco un pochino più in là. Vi rendete conto che un palazzo di quelle dimensioni costruito in quella maniera è oggettivamente, per quello che si è speso, una cosa imbarazzante, ok? Quello che abbiamo fatto, cerco di stringere perché sennò, Presidente, uso tutto il tempo, è chiaramente rinnescare tutto il piano commerciale. Quindi siamo ripartiti, siamo andati nell'agenzia, abbiamo comunque messo in moto, e grazie al lavoro del personale del New Paralcione, che è formato, competente, è in grado di gestire un lavoro che si vede solo nelle grandi città, quindi parla le lingue, ha comunque grandi capacità, siamo riusciti a disincagliare la società dalle sabbie e siamo messi subito in moto. Negli anni comunque successivi, io lasciai nel 2017 e, se posso, Presidente, mi assumo come per il 2014 metà del merito, abbiamo chiuso a 3.637.000, quasi il doppio, quindi il più 100% del 2013. Quindi credo che sia un incremento che ha dato supporto al grande lavoro fatto. Oggi scopriamo che il 2018 ha fatto 4.600.000, quindi complimenti, quindi mi auguro per la riparazione ancora grandi successi, perché in realtà non ho ancora ben capito le istanze di questo Consiglio Comunale Aperto, e poi magari anche il Consiglio del Bianco me le spiegherà, perché tante volte ho sentito anche parlare che il Palazzo dei Congressi opera in regime di monopolio. Lei ha detto che ho preso il monopolio, io le posso dire tranquillamente che... Non è corretto, perché ho detto semi-monopolio. Ah, semi-monopolio, ok. Bene, comunque, il Palazzo dei Congressi opera in regime di concorrenza spietata, perché, lei forse non lo sa, il Palazzo dei Congressi di Riccione tutti i giorni rischia di essere la 42esima sala del Palazzo dei Congressi di Rimini, che non è neanche a 6 km di distanza, quindi, e si permette con quel numero di sale di poter fare anche del dumping. Tecnicamente vuol dire che, siccome ho tante sale da poter affittare, se ne ho già 3-4 affittate, se mi interessa tirare un cliente posso anche attirarlo a me vendendo sotto costo. Quindi questo è quanto può essere in semi-monopolio l'operatività del Palazzo dei Congressi. Però vorrei concludere, perché sennò mi dilungherei, anche se avrei tanto altro da dire. Io credo che oggi i numeri diano ragione a questa amministrazione Tosi, da quando comunque ha iniziato a lavorare sul Palazzo dei Congressi, e i bilanci lo dimostrano. Credo che dobbiamo continuare ad accompagnare la New Paralcione in questa esperienza molto virtuosa, e mi auguro che non oggi, non domani,
tra un mese, tra un anno, quando sarà, si possa innescare quella scintilla di interesse da parte del privato affinché si possa comunque avvicinare, affiancare, poi come, quando, perché lo vedremo, lo decideremo e sarà, come dire, un passaggio che insieme condivideremo. Perché il privato non è brutto, Io credo che, anzi, penso che questa missione veda nel privato una grossa opportunità. Quindi potremmo anche essere, come dire, un'eccellenza e quindi un modello da seguire, un esempio da poter ricreare. Quindi io faccio i miei migliori auguri alla New Padazione SRL, ascolterò tutti gli interventi e se potrò magari interverrò anche più tardi. Grazie a tutti. Grazie Assessore. A questo punto lasciamo lo spazio al pubblico di intervenire. Avendo sentito prima la relazione del Presidente Bergamaschi e avendo sentito poi l'intervento del dell'assessore Caldari, scusate, rinnovo la possibilità al pubblico di iscriversi al banco di segreteria. La prima persona che si è iscritta a poter parlare è il signor Bianchini Bruno. Prego, signor Bianchini. Accendiamo il microfono dell'ospite. Può stare in piedi o seduto come preferisce, signore. Grazie. Potete sedermi. Signori e signori, buonasera. Innanzitutto un ringraziamento, un saluto a tutti i consiglieri comunali, quindi a tutto il Consiglio Comunale, e un ringraziamento a tutti voi per questa occasione. Certamente nel rispetto del principio della rappresentatività che ognuno di voi incarna, occasioni come queste sono senz'altro delle opportunità date alla comunità, opportunità che vanno e che debbono essere sfruttate nei principi della democrazia partecipata. Quindi di nuovo grazie per queste opportunità. Entrando nel merito un po' dell'argomento, vorremmo semplicemente, a nome della Federalberghi Riccione, rappresentarvi pochi concetti, quindi nulla di assolutamente, non mi dilungherò sicuramente in analisi che sono già state fatte dalla Presidente della New Pada Riccione, che sono assolutamente esaustive, con numeri che conoscevamo e che sicuramente sono di gran lunga soddisfacenti. L'avventura della Pada Riccione ha visto gli albergatori, l'associazione albergatori, nelle sue varie emanazioni, sempre presente e proattiva. Non è un segreto di come il mondo alberghiero abbia caldeggiato la presenza di un palazzo dei congressi, e comunque il mondo alberghiero debba, nel bene e nel male, condividerne meriti e demeriti di quanto positivo e non positivo esso abbia rappresentato, rappresenti e possa rappresentare in futuro. In passato la lotta ad evitare che questa struttura potesse passare sotto il controllo della Fiera di Rimini ci ha visto sicuramente in prima fila. Oggi mi hanno mostrato un articolo di stampa del 2011 in cui l'allora presidente della stazione albergatori comunque si schierava a favore della permanenza della gestione dell'allora Palazzo dei Congressi a Riccione, avverso la possibilità che potesse passare sotto il controllo della Fiera di Rimini. E certamente questa è una cosa che non abbiamo dimenticato e che riaffermiamo ancora oggi. L'attuale conformazione ci parla di una società, quindi la New Pala Riccione SRL, società di gestione della sala del Pala Congressi, società cosiddetta partecipata pubblica per la maggior parte di quote, circa il 78%, in mano al Comune di Riccione. La storia più recente di codesta entità è fatta da numeri sempre più positivi, l'abbiamo visto questa sera, ed in continuo e dinamico sviluppo. Impossibile quindi non riconoscerne meriti a chi negli ultimi anni ha lavorato per migliorare il rendimento di questa partecipata. Un elogio pubblico ci sia consentito di farlo a chi negli ultimi anni ha ottenuto i numeri che abbiamo potuto apprezzare questa sera. Solo un dato su tutti e non certo l'unico lusinghiero: le presenze prodotte nel 2017, 72.000, le presenze prodotte nel 2018, 86.000.
Sarebbe altresì ingiusto fermarsi nell'analisi solo a questi numeri e comunque sarebbe ingiusto fermarsi solo all'analisi dei numeri in generale. La verità è che codesta società sta finalmente realizzando i desiderata che avevano animato i primi pensieri e necessità di quanti manifestavano come importante la presenza di un palazzo dei congressi. Produce fatturato, produce reddito, produce presenze alberghiere, produce presenze extraalberghiere, produce indotto, produce immagine per la città, produce turismo destagionalizzato. Il tutto, ci sia consentito sottolinearlo, con un'ampia ricaduta di opportunità sul tessuto economico ed imprenditoriale cittadino ed in maniera diffusa. Insomma, una situazione che al di là dei difficili equilibri e di evidenti sforzi di management aderisce ai desiderata degli attori cittadini che attorno a questo Palazzo dei Congressi hanno predisposto una parte della loro attività economica. Ora, di fronte alla speriamo solo paventata possibilità di una variazione di questo delicato equilibrio faticosamente raggiunto, ci sia consentito segnalare quantomeno una preoccupazione. Preoccupazione alimentata da possibili ed eventuali obblighi di legge che in teoria obbligherebbero le amministrazioni all'eventuale dismissioni delle società partecipate. Ci rasserena altresì che in data 27/12/2018 l'amministrazione abbia stabilito che la New Pallariccione non debba essere dismessa in quanto società strategica per questo comune. Anche per noi, Federalberghi Riccione, la New Pallariccione è società strategica per la città ed auspichiamo che rimanga patrimonio della città. Invitiamo quindi l'amministrazione a fare il possibile, ai limiti dell'impossibile, affinché tale società possa rimanere all'interno delle possibilità di controllo del Comune di Riccione. Vi ringrazio per l'attenzione e l'occasione propostaci. Grazie, signor Bianchini. Si è iscritto a parlare il signor Lerdini Vincenzo. Prego, signor Lerdini. Gli danno la parola adesso, un attimo solo, prego. Ecco, ma ringrazio innanzitutto tutto il Consiglio Comunale che dà l'opportunità di avere un consiglio aperto su un tema strategico per la nostra città. Faccio due o tre riflessioni e una proposta. Premetto che nel CDA attualmente risiede, lavora anche mia sorella Rita e premetto che una mia società svolge occasionalmente attività di forniture, quindi tengo a precisare questo perché vorrei evitare che nel mio intervento si possa ravvedere un conflitto di interessi con quello che dirò. Ora, la disamina che ha fatto prima la Bergamaschi e poi Stefano Caldari sono perfette. Abbiamo un palazzo dei congressi sbagliato, perché quello è un palazzo dei congressi sbagliato, ha un'ubicazione vincente, ma è un centro direzionale, un centro commerciale, che purtroppo nasce nel periodo peggiore, è stato inaugurato il 31 maggio del 2008, quindi in piena crisi economica, pianificato negli anni del boom del turismo d'affari. Io ricordo, ho qui ancora il business plan fatto dallo studio Boldrini di Rimini, doveva portare 140.000 presenze. Poi per tutta una serie di problemi, li ha detti la Bergamaschi, in contemporanea non possiamo fare più eventi perché abbiamo problemi di percorsi interni. Aggiungo anche di un cinema che ha un inquinamento acustico che produce dei disservizi. Per le cose che ha detto Caldari, cioè servizi igienici inadeguati, manca una sala per mettere a cena le persone che hanno fatto la convention da 800 persone, quindi quello è un palazzo che nasce sbagliato. Ora, con difficoltà, con impegno, le varie gestioni, e ripeto, premetto che, ecco, siamo arrivati a 86.000 presenze. Lo stesso i problemi hanno Rimini, a Rimini il business plan non lo fa
lo studio Boldrini, lo fa il professor Gardini, 800.000 presenze, 117 milioni di investimento. Aureliano Bunini, più prudente, ne dava 600.000. Pala Congressi di Rimini ne fa a stento 200.000. Quindi parliamo di strutture in forte, forte difficoltà. Detto questo, appena a 2 anni dopo sono stato chiamato a Rimini da Lorenzo Cagnoni prima e da Andrea Gnassi dopo, dicendo: caro Leardini, gestione unica, il vostro palazzo 30 milioni al netto delle vendite dell'area commerciale e dei cinema, noi ne abbiamo spesi 100, società unica dove voi avete il 30 e noi il 70. Ero da solo, ho riferito a Riccione Congressi questa proposta, abbiamo detto no, volevamo l'autonomia di questa struttura. Riccione Congressi quella volta aveva fatto anche una proposta all'amministrazione esistente, con grossa difficoltà avevamo trovato 5 milioni e 700 mila euro per comprare l'ultimo piano e avere la gestione. Poi le cose sono andate diversamente, la gestione è stata una gestione pubblica, ma negli ultimi anni fortemente improntata da figure di professionalità privatistica. E i risultati, con la fatica che la Bergamaschi ha detto, perché questo palazzo ha purtroppo quelle gap, io aggiungo anche 10 anni di utilizzo, siamo arrivati a quei risultati. Premetto anche che quella struttura ha dei costi di utenze gestionali che sono pazzeschi, perché il riscaldamento da sotto va tutto sopra e l'aria condizionata da sopra va tutto sotto, essendo... Ecco. Ora, io credo che su questa struttura l'amministrazione, la città debba investire quelle risorse a fine di adeguarlo alle necessità di un servizio congressuale che è per noi strategico, perché parliamo di presenze nei periodi non balneari. E anche sottolineo un altro dato, che le presenze congressuali hanno delle ricadute sull'estivo molto molto interessanti, perché abbiamo molti ospiti che vengono a fare un evento aziendale o congressuale fuori stagione, poi si trovano bene, la città li ha ospitati e li ha accolti, vengono con la famiglia in estate. Ora, io credo che a fronte di questi numeri e a fronte di questa situazione, le strade gestionali sono due. Preso atto che, a mio parere, al di là del mutuo residuo, che è una cifra importantissima, oggi l'immobile è in capo all'amministrazione e l'amministrazione deve supportarlo e adeguarlo a quelle che sono le necessità affinché quei numeri aumentino. Io credo che o rimane la gestione in capo a una società pubblica con delle figure della cui competenza e professionalità sia accertata e le persone che l'amministrazione ha messo a gestire quel palazzo hanno dato questi risultati, oppure se per motivi di natura giuridica, legislativa, ho sentito parlare di legge Madia, dovesse essere dato in capo a una società privata, ritengo che non debba essere dato a dei privati, cioè non debba essere dato, mi metto al gruppo Leardini, a Ciuffoli o alla Sirelli perché ha gli alberghi, deve essere dato in capo a una società dove comunque il tessuto imprenditoriale è presente, ma a livello aggregativo, collettivo, mi spiego? Quindi deve essere garantita al 100% la fruizione a tutta la città. Se lo prende un privato, paga l'affitto al comune di 200.000 euro e poi ci fa corsi di formazione o ci fa mostre come faceva Marco Goldini a Rimini, non abbiamo quelle presenze, non abbiamo quella ricaduta sul territorio. Ecco, questo lo dico cose scontate, ma mi capita di vedere gli ospiti uscire dal Pala Congressi, che dovrebbero andare tutti verso il Palazzo del Turismo e agli alberghi, vanno tutti a destra verso Viale Ceccarini. È una cosa che casualmente notavo. Quindi voglio dire questo, anche perché grazie alle scelte amministrative di questa amministrazione andiamo verso una stagione di riqualificazione alberghiera. Io ho partecipato a quell'assemblea dove sono state fatte la prima manifestazione di interesse, dove abbiamo visto fior di alberghi, fior di investimenti. Ora, signori,
L'attività balneare, e se ne avevamo bisogno conferma, abbiamo visto in questo mese di maggio, che ci ha salvato proprio il Palazzo dei Congressi, che salvano peraltro quegli alberghi che sono nella Walt Disney, l'attività balneare è meteo dipendente. Quindi noi abbiamo bisogno di creare le condizioni affinché le strutture importanti, e saranno fatte strutture importanti, non parlo e non dico solo del Savioli, abbiamo visto il Promenade, abbiamo visto l'albergo che farà Tiziano Sgarbi con l'architetto Boeri, vediamo un fermento nella città. Lo stesso fermento che c'è stato nel 2007-2008, quando è partito il Palacongressi, dove tutti gli alberghi, con le aspettative che poneva, si sono riqualificati. Oggi che abbiamo anche noi delle strutture un po' vetuste, avere un Palazzo dei Congressi efficiente ed efficace, dove alla notte si cambiano le sale perché per razionalizzare le presenze e l'occupazione delle sale, come fanno i grandi palazzi dei congressi, per fare in modo che il numero delle giornate operative aumenti, perché noi abbiamo, Eleonora correggimi per sbaglio, 50-60 giornate che le perdiamo per montare e smontare. Abbiamo comunque una occupazione che batte attorno al 14-15%, cioè siamo nei parametri nazionali, ma abbiamo la possibilità ancora di ottimizzare questa struttura, ma abbiamo bisogno di quegli investimenti che fa la Pallariccione a fatica, perché è chiaro che con un utile di 200.000 euro avete pianificato per 3 anni, se ci fossero delle risorse importanti da far subito, ecco. Come è chiaro che quella struttura, nell'ipotesi malaugurata che dovesse essere data in gestione a terzi, debba avere quelle garanzie di utilizzo affinché la fruizione sia di una certa natura, stando molto molto attenti a privati che invece possono fare quello che vogliono. Finisco con una osservazione, non so se i 5 minuti me li sono già... Siamo già a 8. A 8 infatti lo immaginavo, scusi Presidente. No, non c'è problema, signor. La parola. Ecco, mi farebbe piacere se l'eventuale diverso indirizzo gestionale fosse possibile, come posso dire, visto che non è il palazzo questo, né della maggioranza né dell'opposizione, ma è un palazzo della città, no? Io ho partecipato a 2 consigli comunali aperti, uno sull'UNESCO dove eravamo tutti d'accordo, mi piacerebbe che anche su questo tema trovassimo un accordo tutti, al di là delle ideologie e degli schieramenti politici, cioè fare un tavolo tecnico dove c'è il consiglio comunale e quegli imprenditori rappresentati dalle categorie economiche che rappresentano il tessuto economico produttivo, ai quali si cerca di dare una risposta, una soluzione. Se c'è un problema di natura, ripeto, legislativa e normativa che vi obbliga a individuare altre strade. Grazie, scusate se sono stato... Grazie, signor Lerdini. Ora c'è prenotato il signor Corbelli Roberto. Buonasera, grazie a tutti, grazie all'amministrazione che per la seconda volta mi consente di cercare di portare un piccolo contributo anche in forma di facente parte della presidenza di CNA Ariccione. Ascoltando quello che ha detto la dottoressa Bergamaschi, io credo che bisogna essere contenti, e anche l'amministrazione che è nel consiglio d'amministrazione dovrebbe essere contenta dei risultati raggiunti. Quindi bravi, complimenti, bel lavoro, belli dati, ottima la strategia management, del management che ha portato questi risultati. E per tutto il resto credo di aver capito che ci sia stata forse, per il mio, visto che sento le categorie tutte abbastanza unite, o perlomeno finora ho sentito il Bregatori e anche un imprenditore, e noi siamo concordi su alcuni argomenti che sono stati trattati dai relatori prima di me. La struttura, probabilmente la struttura non è una struttura idonea in questo momento, pensata probabilmente qualche anno prima con alcune difficoltà. Sulla parte estetica non mi esprimo, perché ai primi del Novecento i francesi non volevano costruire la Tour Eiffel perché era una mostruosa oscenità, e oggi la Tour Eiffel è il simbolo di Parigi, per cui magari lasciamolo decidere
su alcune cose a qualcuno tra 100 anni, perché può darsi che divenga il simbolo di Riccione, questo non lo sappiamo. Una cosa che trovo interessante è il fatto che anche il presidente della Convention Bureau di Roma e del Lazio ha affermato che un turista che viene per il MICE, quello che è l'acronimo per indicare i convention, gli eventi, gli incentive e le manifestazioni, dice che un turista che frequenta una città per un evento di questo tipo ha una capacità di spesa 10 volte superiore a quella di un turista normale. Questo significa che un investimento di questo genere ha portato una grande ricchezza alla città, anche nei momenti probabilmente dove lavorava meno, perché comunque quelle persone venivano e anche quella volta avevano quel tipo di ricaduta. Complimenti, ribadisco comunque questo management che è stato fantastico. E tra l'altro il fatto che sia un palazzo dei congressi così piccolo, con un sale anche modulabili in piccoli numeri, rafforza quello che in America stanno definendo lo sviluppo di questo tipo di operazione, di situazione del MICE, che è quello di convention ed eventi, soprattutto corporate, che vanno dai 20 ai 40 personaggi alla volta. E noi siamo strutturatissimi, possiamo farne anche di più contemporaneamente, perché le sale modulabili credo che siano adatte per seguire questo tipo di situazione. Quindi se in America, che l'economia è ripartita, va su questa strada, probabilmente noi abbiamo una struttura interessante. Tra l'altro anche in America stanno cercando di costruire queste realtà nei centri cittadini e non fuori, si chiama Urban Engine, le città diventeranno punto di riferimento centrale, cioè i centri cittadini delle grandi città diventeranno il punto per organizzare e fare eventi. Questo non lo dice qui presente piccolo personaggio riccionese, ma sono i dati, le statistiche, che se andate a guardare su tutti i documenti, anche l'ultimo alla fiera di Francoforte che c'è stata, mi pare il 21-22 di maggio, cos'è, 20 giorni fa, proprio sul MICE, sugli interventi, e tra l'altro l'ENIT ha partecipato proprio raccomandando questo tipo di situazione. Beh, se tutte queste cose che vi sto dicendo, ma ne avrei un telefonino pieno di informazioni da darvi, ma cercherò di essere conciso, sono vere, probabilmente noi avremo necessità che questa struttura continui con un management di questo livello e con la costante presa d'atto, controllo, verifica, monitoraggio e sostegno da parte dell'amministrazione, perché questo vuol dire che questa struttura è fortemente, fortemente utile per tutte le attività economiche della città, e non mi riferisco solo alle attività che hanno un percorso turistico estivo, ma a tutte le attività della città, anche quelle che non sono attività turistiche. Non ci sono solo gli albergatori, non sono solo i bagnini, sono i commercianti, ci sono gli artigiani, ci sono le attività di ristorazione che possono avere un vantaggio. Andrebbe migliorato sicuramente, andrebbe potenziato sicuramente. Il nostro auspicio è quello che rimanga parte della città, con una forte presenza dell'amministrazione, se possibile, a norma di legge. Se non possibile, credo che chi mi ha preceduto abbia espresso una proposta molto interessante. Parlo di Vincenzo Leardini, che un progetto di questo genere probabilmente troverà tutti noi abbastanza vicini, e perlomeno per poterne parlare in modo concreto. Vi ringrazio e vi chiedo scusa. Grazie, signor Corbelli. Buonasera. Ora il prossimo iscritto a parlare è il signor Imola Daniele. Prego, signore. Innanzitutto voglio ringraziare il sindaco, tutto il consiglio comunale, il suo presidente, che hanno deciso di dedicare una serata al Palazzo dei Congressi. È inutile che vi nasconda quanto mi riempie di gioia questo fatto, e ancora di più mi riempie di gioia quello che ci ha relazionato, i numeri che ci ha dato e anche le considerazioni che ha fatto la Presidente Bergamaschi. Non c'è dubbio, questa è una sfida che ha fatto tremare i polsi a molti, ma che abbiamo vinto tutti assieme. Tutta Riccione ha vinto questa sfida. Era una sfida prima di tutto con noi stessi. Non ci possiamo nascondere che questo investimento, questa struttura era ai limiti delle nostre capacità, molto ai limiti, ma ce l'abbiamo fatta.
È una sfida che abbiamo vinto contro i tanti vicini e lontani che hanno cercato di impedirci di realizzare questa struttura, a tutti i livelli, vicini e lontani. Ed è una sfida che abbiamo vinto molto prima di quello che si potesse immaginare. Quando abbiamo pensato questo Palazzo dei Congressi, in tutta Europa c'era solo un Palazzo dei Congressi che aveva un bilancio inattivo, era quello di Lione. Adesso credo si contino sulle dita di una mano e noi siamo tra quelli. E quindi ci siamo arrivati molto, ma molto prima di quello che si potesse immaginare, ad avere anche un bilancio inattivo. Io non mi voglio soffermare sul passato, non mi interessa. Mi interessa guardare al futuro. E la prima cosa che voglio dire è che avrei preferito sentirla prima, spiegare anche qui, ma l'ho letta sui giornali. Condividere pienamente l'impostazione che ha dato il consigliere Del Bianco nell'impostare la richiesta di questo Consiglio Comunale, perché penso che la gestione che si è costruita nel tempo, che non è solo una gestione pubblica, attenzione, è una gestione mista, pubblico-privato. E a Riccione abbiamo avuto tantissimi esempi dove, quando si mette insieme pubblico-privato, le cose funzionano. Questa gestione deve essere preservata. Io credo che chi mi ha preceduto lo ha già detto in modo molto molto chiaro. E credo che ci siano tutte le condizioni per poterla confermare con un sostegno pieno di tutta la città. Seconda cosa, io ho molto apprezzato il lavoro che ha fatto lo staff della Pallaricione, la sua presidente, soprattutto questo lavoro di uscita all'esterno, di andare a cercare i clienti, loro lo sanno dire molto meglio di me in inglese, B2B, però quello è veramente un lavoro straordinario che va potenziato, bisogna andarli a cercare ancora di più, perché ancora purtroppo la nostra struttura la conoscono relativamente e la nostra struttura non dobbiamo farla conoscere ai grandi organizzatori congressuali solamente, certo anche loro, ma la nostra struttura è nata ed è per le aziende che sempre di più non amano disperdersi nelle fiere dove sono in mezzo a altre 1000 aziende, ma hanno bisogno di far vedere ai loro clienti i loro prodotti, la loro tecnologia, il loro know-how direttamente senza troppe distrazioni, e quello è l'ambiente ideale. Naturalmente è un ambiente ideale anche perché è al centro di Riccione ed è fruibile in un modo straordinario, mentre i grandi organizzatori congressuali sono anche attrezzati per gli spostamenti, per le navette e quant'altro. Un'azienda singola non può avere queste attenzioni e queste strutture, e quindi viene volentieri a Riccione, perché a Riccione di tutto questo non c'è bisogno, perché siamo in pieno centro. Ecco, questa è la forza del nostro congresso, del nostro Palazzo dei Congressi, e io credo che si debba insistere ancora di più anche sui mercati esteri, non solo su quelli italiani, aziendali. Credo, e mi fa piacere che anche la Presidente Bergamaschi l'abbia citato, che ci sia anche un filone sportivo, per cui è molto interessante il nostro Palazzo dei Congressi, tenuto conto che poi si può coniugare anche con altre strutture sportive che abbiamo a Riccione, quindi con un'offerta qualitativa molto importante. Credo anche che si debba allargare il mercato ad altre esperienze, per esempio quelle di formazione professionale, che cominciano a crescere in modo importante e significativo. Ho apprezzato anche i tentativi timidi, non poteva essere diversamente, di un utilizzo anche diciamo cittadino della struttura, soprattutto nei mesi e nei periodi dove non potrebbe comunque essere gestita dai congressi. Ho apprezzato anche la festa in maschera che ha fatto la maggioranza. Non credo che da questo punto di vista purtroppo il palazzo sia ancora utilizzato per tutto quello che può offrire. Penso soprattutto all'estate. Quella terrazza può diventare uno dei salotti più belli di Riccione, da offrire anche ai turisti. E io penso che prima o poi ci arriveremo. Perché
Sicuramente Rimini farà molta, molta fatica a arrivare alle 800.000 o anche solo alle 600.000 presenze. Noi non siamo così lontani. Da 80 a 140 non manca molto. Ce la possiamo fare. Ispira. Grazie. Ora si è iscritto a parlare il signor Rodolfo Ruggeri. Innanzitutto buonasera a tutti, signor Sindaco, assessori, minoranza e tutti coloro che hanno parlato sinora e il pubblico. E io sono riccionese, sono nato a Riccione e sono rientrato dopo 35 anni. Mi sono ritrovato in una città un po' particolare, ho chiesto la possibilità di organizzare degli eventi, Caldari ne è presente, la sindaca è presente, l'Eleonora è presente. Sono stati presentati dei programmi perché tutti hanno parlato di quella che è la funzione del palacongressi. Il palacongressi è una struttura che, come è stato detto e l'ho sentito adesso alla fine, potrebbe diventare la cartolina. Quella terrazza è stato presentato un insieme di progetti che erano una nuova terrazza Martini, ma a Riccione, non è a Milano, dove abbiamo fatto una terrazza Martini che è unica, o a Dubai, era a Riccione. La risposta è stata: prendiamo tempo, vediamo, o comunque, per essere più diplomatico, diciamo non ci interessa. Che cosa significa una terrazza Martini o qualcosa di simile? Poteva essere una Fiat Panda, poteva essere una Volvo, potrebbe essere una Vodafone, perché parlavamo di sponsor. Abbiamo offerto un pacco e un pacchetto di sponsor che potevano essere interessati a tale progetto. E lo sottolineo, tale progetto, che era basato su 44 eventi a Riccione. La Bergamaschi ha dato una serie di dati che nessuno ha parlato, 200 eventi per 200 giorni. 200 giorni su 365 sono poco più della metà. Gli altri 165 giorni, signori, che cosa facciamo a Riccione? Quella terrazza ha un valore importantissimo e va utilizzato. Poi dopo che sia utilizzata per un evento enogastronomico dedicato alla moda, e Roberto Corbelli vi ha parlato anche di questo, oltre che di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, piccole strutture che organizzano queste cose. Perché? Perché sono più facili da gestire, perché portano maggiore successo. Avere un Center Gross significa il centro per la moda, per il pronto moda più grande d'Europa. Avere qualcuno che presenta delle capsule o avere qualcuno che presenta delle sfilate può interessare a Riccione? Beh, nel progetto c'era. La signora Bergamaschi lo conosce, Caldari lo conosce. Io quello che dovevo dire l'ho detto e dico che a Riccione si può fare tanto, ma tanto veramente, perché in giro per il mondo, e Roberto o comunque il signor Leardini, che è uno dei maggiori imprenditori di Riccione, conoscono. Quando siamo in giro per il mondo e presentiamo un passaporto e sopra c'è scritto Riccione, sapete qual è la faccia che fanno gli altri? Ma lo sapete anche voi. Ah, abiti a Riccione. Ecco, questo è la grande forza che ha Riccione, cioè il fatto che utilizzi un nome che noi dobbiamo portarlo. Volevo dire un'altra cosa, a Riccione, perché c'è solo un'emittente privata che monopolizza tutto il mercato? Nel mio progetto c'era RMC, Radio Monte Carlo. Signori, ho finito, buona serata. Grazie, signor Rodolfo. Non ci sono altri interventi da parte del pubblico? Quindi a questo punto apriamo la discussione con i consiglieri comunali. Quindi consiglieri, prego, potete intervenire. Consigliere Imola. Imola ha già parlato, quindi non si può. No, scherzavo, consigliere. Questa sera mio babbo è stato abbastanza diplomatico, attacco un po' io. È l'intervento principale, consigliere? No. Perfetto. Grazie, prego. Presidente. Buonasera a tutti. Purtroppo, nel ringraziarvi per aver dato un contributo positivo al dibattito, vi devo annunciare che l'ordine del giorno non potrà essere votato. Vi elenco quattro punti. L'ordine del giorno è stato rifiutato
E questo ordine del giorno proposto dai gruppi di minoranza è stato rifiutato per un cavillo tecnico legato a rinvii e spostamenti della Commissione Controllo e Garanzia dai gruppi di maggioranza. La conferenza dei capigruppo effettuata prima di questa seduta poteva ammetterlo, i gruppi di maggioranza lo hanno impedito. Secondo punto, rifiutano, oltre alla votazione dell'ordine del giorno, la proposta di far presentare la relazione e la chiusura ad Andrea Del Bianco, qui presente, che è colui che ha richiesto il Consiglio Comunale aperto. Il terzo punto, appunto, è il rifiuto di questa esigenza di Del Bianco, giustamente, di chiudere il Consiglio Comunale. Il quarto punto è che si sono rifiutati, oltretutto, di concedere i tempi doppi per la discussione. Una discussione che, secondo me, come secondo voi, quanto mi pare di aver capito, è molto importante, ma forse non è per tutti così. Chiudo il mio discorso dicendo che Caldari prima parlava solo del passato. Noi invece, per una volta sono d'accordo con mio babbo, guardiamo al futuro e vogliamo sapere, ed è per questo che è stato convocato il Consiglio Comunale aperto, da Caldari cosa vuole fare davanti, e lo deve dire davanti alla città, del futuro della gestione del Palace. Grazie. Grazie consigliere Immola. Consigliere Gambetti, è l'intervento principale? No, grazie. Buonasera a tutti. Mi scuso con tutti voi che siete tecnici, professionisti del settore del turismo, per l'intervento che vado a fare, che sarà di certo un po' grossolano, ma mi sento di fare perché dei palacongressi durante la mia vita professionale sono stata un assiduo frequentatore. Mi dovete perdonare anche i conti della serva che vado a fare, perché io non sapevo niente di tutta questa cosa, ho preso un po' di appunti mentre il presidente del palazzo diceva i numeri, dava i numeri, come si suol dire. Allora, 86.000 presenze, ognuna di queste presenze porta una spesa media, mi viene detto, perché io traslo, di 150 euro. Allora, 86.000 presenze nel 2018 per 150 euro fanno 12 milioni 900 mila euro di ricaduta sull'economia cittadina. Se tutto questo è vero, perché io come uomo di scienza mi viene da dire che va provato, però se tutto questo fosse vero, il mutuo di 1.400.000 euro che incombe e che ci viene sempre raccontato con una cosa pesantissima sul comune di Riccione, mi sembra non solo sostenibile, ma lo deve essere eticamente. Ed è per questo che, a mio parere, la gestione del palazzo deve essere in capo al pubblico per la sua capacità di creare economia e benessere nel nostro tessuto cittadino. Era stato chiesto un consiglio comunale aperto per parlare del futuro del nostro Palazzo dei Congressi. Assessore Caldari, non per parlare del passato, io lo so che la colpa è sempre del PD, l'abbiamo detto sempre in questo Consiglio Comunale, però è colpa del PD se questo Palazzo dei Congressi, cioè, perdonatemi la vis polemica, ma questo è. Un'altra piccola polemica e poi la chiudo. Chi fa può anche sbagliare. Io non metto in dubbio che in quel palazzo, essendo un fruitore di congressi, ci siano stati fatti degli errori strutturali, di certo. Non mi scandalizza, però ribadisco, chi fa può anche sbagliare. In questi 5 anni però non abbiamo mai potuto rilevare nessun errore di questa amministrazione, perché a tutt'oggi non ci sono state inaugurazioni di opere pubbliche. Grazie consigliere Gambetti. Ci sono altri interventi dei consiglieri comunali? Consigliere Ricci, è l'intervento principale? Sì. 10 minuti. Tralascio tutta la parte relativa al fatturato e passo all'utile prima delle imposte, che è stato di euro 290.000 e nel 2017 di euro 210.000. Da tenere presente che il canone di locazione che New Palace paga al Comune di Riccione è stato ridotto a 130.000 euro. Questo importo permette il risultato di esercizio attuale. Il ROS, cioè il rapporto tra utile operativo e ricavi, che indica la capacità di generare reddito, sarebbe stato a canone di locazione intero dell'1,50% anziché del 6,20%.
E così il break even point, il punto di pareggio, si sarebbe posizionato a 4.315.000, poco distante dall'importo totale dei ricavi. Pur nella difficoltà sopra elencate, negli ultimi due anni, 2017-2018, il fatturato si è incrementato da 3.128.000 a 4.638.000, con un aumento del 44%. E questo grazie alle gestioni sane e capaci dei CDA, Consiglio di Amministrazione, a Presidenza Caldari e Bergamaschi. Pur nelle difficoltà, tuttavia le informazioni che giungono sul turismo congressuale parlano di un settore in progressiva mutazione. Il mondo degli eventi e dei congressi sta cambiando. Imprese, enti e associazioni stanno rinnovando i modelli delle loro manifestazioni e scelgono sempre di più di integrare i momenti di confronto, studio, lavoro con spettacoli e opportunità di intrattenimento. La concorrenza più temibile è sempre per la parte congressuale quella dei grandi centri alberghieri e delle strutture congressuali. La tendenza si sta orientando verso uno sviluppo debole dell'attività caratteristica. Lo dimostra anche la previsione del fatturato del New Paras, che nel 2019 non raggiungerà il risultato del 2018, ma, come scritto dal Consiglio di Amministrazione stesso, avrà una flessione a causa di alcuni eventi realizzati nel 2018 che non si reitereranno nel 2019 perché aventi cadenza biennale. Che fare, allora? Nei prossimi anni, con le attuali risorse umane e attuali attrezzature, le promozioni prevalenti dei soli congressi e convention, sarà solo possibile assicurare un trend di crescita molto lenta e tale da garantire, pur con una gestione attenta e prudente, situazioni di sostanziale equilibrio. Rimarrà comunque al Comune di Riccione di provvedere anno dopo anno all'estinzione del mutuo residuo di euro 7.500.000. Non una visione esaltante, ma sperabilmente non produttiva di ulteriori perdite. Oggi un'alternativa per rigenerare New Paras c'è. Si tratta di intervenire sulla società con una visione di tipo imprenditoriale. La capacità di attirare più presenze richiede che il New Paras possa allargare l'offerta oltre i congressuali e le convention. Occorrono investimenti mirati sia nella promozione che nell'organizzazione. Le 11 persone che vi lavorano, di cui 3 operai, 6 impiegati e 2 quadri, andrebbero aumentate privilegiando figure qualificate. Occorrono strutture tecnologicamente attrezzate che consentono manifestazioni di qualità di diverso genere, musicali, sfilate di moda, utilizzo di ampi foyer per allestire mostre, momenti conviviali e altre iniziative culturali e commerciali. La città dovrebbe poi contribuire con attrattive per integrare i momenti del dopo riunioni, alternando spettacoli e opportunità di intrattenimento. Perché questo si concretizzi, occorre una visione imprenditoriale coraggiosa che continui il dialogo con le categorie economiche, le associazioni degli albergatori, dei bagnini, dei commercianti, degli artigiani, per coinvolgere quanti possono aiutare a costruire una realtà strategica per Riccione e un grande motore per il territorio. E qui mi fermo, grazie. Grazie consigliere Ricci. C'è qualche altro intervento? Consigliere Rosati, è l'intervento principale? Sì, presidente. Prego. Grazie intanto di avermi dato la parola. Prima di qualunque considerazione politica sul presente e sul futuro del Palace, occorre ribadire che come gruppo consigliare abbiamo da sempre considerato quest'opera, questo Palace, un errore. Un errore nel metodo e nel merito. Riguardo al metodo, noi siamo fermamente convinti che un'amministrazione pubblica si deve occupare di gestire le scuole, la sanità, i servizi sociali, le strade, i rifiuti, il verde pubblico, nonché di indirizzare e regolamentare le attività economiche. Noi siamo quelli che continueremo sempre a dire più società e meno Stato, cercando di applicare concretamente una concezione sussidiaria della politica.
Pensiamo che gli imprenditori devono essere solo ed unicamente i privati, che fin dal passato hanno dimostrato di essere una ricchezza incredibile per la nostra città. È proprio grazie alla loro capacità e creatività che Riccione è diventata quella che vediamo oggi. Per noi l'amministrazione pubblica non deve mai sostituirsi agli imprenditori, perché è troppo facile avviare un'attività imprenditoriale sapendo che tanto, se si crea un buco di bilancio, pagano i riccionesi. Dicevo che quest'opera è un errore anche nel merito. Sebbene fosse condivisibile la visione strategica di puntare sul turismo congressuale e degli eventi per destagionalizzare, per gli effetti positivi che questo tipo di turismo può portare alla nostra città, come abbiamo visto anche ha ben rappresentato la dottoressa Bergamaschi, questa buona intenzione però non può essere giustificata con business plan insostenibili e fuori dalla realtà. Del resto, che i presupposti economici di quest'opera fossero infondati era già stato detto dalla Renata Tosi sin dal primo momento ed è stato tristemente dimostrato dai numeri del Palace, un'opera faraonica diretta a un mercato il cui sviluppo è stato abbondantemente sovrastimato, con costi di gestione tali da ridurre ai minimi termini la redditività della struttura, come ci ha confermato anche il signor Leardini, senza parlare poi delle cattive gestioni precedenti e degli errori di progettazione. Del resto è facile pensare a opere del genere senza preoccuparsi di questi aspetti se si ha intenzione di socializzare questi costi. Questa però non è e né sarà mai la nostra visione. Venendo ad oggi, appena ci è stato affidato l'onere di amministrare questa città, ci siamo da subito posti nell'ottica del buon padre di famiglia, impegnandoci perché il Palace funzionasse e potesse portare risultati, senza continuare a ricadere i risultati negativi sulle spalle dei cittadini. Abbiamo quindi puntato su una gestione manageriale della struttura e così hanno cominciato a crescere il numero e la varietà dei clienti ed è stata massimizzata l'occupazione delle sale. Il tempo ci ha dato ragione e i numeri sono sotto gli occhi di tutti, come ha ben rappresentato la Presidente Bergamaschi, che ringrazio, che colgo l'occasione anche per ringraziare da parte di tutto il nostro gruppo per l'ottimo lavoro svolto. Gli utili sono in crescita e i livelli di riempimento ormai prossimi alla saturazione rispetto alla disponibilità della struttura. Credo che per onestà intellettuale vada riconosciuto come questo miglioramento dei risultati in questi ultimi anni sia avvenuto durante l'amministrazione Tosi. In merito alle scelte future non svegliamo niente di nuovo se diciamo che la New Palla Riccione SRL non compare nel triennale delle valorizzazioni e possiamo confermare l'intenzione di questa amministrazione di investire, continuare a investire, a puntare su questo settore strategico del nostro turismo. Riteniamo infine che ad oggi qualunque discussione sulla valorizzazione della New Palla Riccione sarebbe sterile e inutile, visto che alla fine dei conti qualunque valore si decidesse di attribuire dovrebbe poi confrontarsi con il mercato, che è e resterà sempre l'unico ineluttabile giudice che stabilisce il prezzo. Grazie a tutti. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Consigliere Conti. Grazie, Presidente. Innanzitutto vorrei ringraziare i convenuti per l'opportunità, vorrei ringraziare il Presidente Bergamaschi per la relazione e chi mi ha dato gli spunti di questo intervento che andrò a fare, sono le persone intervenute. E io partirei però un attimo dall'intervento dell'assessore Caldari, che non ho apprezzato molto. Non l'ho apprezzato molto perché il tema di oggi era il futuro della New Palla Riccione SRL, che è la società di gestione del palazzo, e non lo stato in cui ha trovato il palazzo e l'autocelebrazione di quanto sia stato bravo a farlo partire. Io vorrei però prendere spunto da quanto detto dall'assessore Caldari, perché è evidente che il palazzo ha delle lacune. Quando è arrivato l'assessore Caldari aveva delle lacune ancora più grandi, di questo gli diamo merito, non è il tema di oggi, ma gliene rendiamo merito, ma le lacune trovate impongono però all'amministrazione una presa di responsabilità e un intervento per renderlo il più efficiente possibile, perché
i dati che ci ha esposto oggi il Presidente Bergamaschi ci dicono che le potenzialità di quel palazzo ci sono, il bilancio di quel palazzo è un bilancio importante, ma non vorrei, guardate, neanche tanto soffermarmi sull'utile fatto dal bilancio, perché quando parliamo di gestione di una cosa pubblica, il beneficio per la collettività è il primo punto, non è l'utile generato. Fra l'altro poi sappiamo anche, perché è inutile nascondersi dietro un dito, che l'affitto è stato calmierato rispetto a quello previsto, c'è una riduzione, quindi si andrebbe probabilmente anche a erodere l'utile se si rispettassero quei parametri. Però questo è un discorso a parte, un discorso che si dovrebbe fare se fosse un'azienda privata. Se fosse un'azienda privata dovrebbe produrre utile e la ricaduta sarebbe per chi eventualmente lo gestisce e non di interesse per l'intera città. Mi ha un po' preoccupato l'ultima parte dell'assessor Caldari quando dice che speriamo di fare scattare la scintilla in qualche privato, perché indica più o meno che una strada si è già, almeno nelle intenzioni, intrapresa. Però io vorrei ricordare una situazione, che una privatizzazione di un immobile, di un asset turistico come quello, perché i dati dicono che è un asset turistico, 86.000 presenze fuori stagione, è l'asset turistico insieme all'impiantistica sportiva probabilmente più importante per la destagionalizzazione di Riccione. Il Presidente ci dice che bisogna incrementare il legame con la città, siamo tutti d'accordo, non lo si fa privatizzando. Deve fare gli interessi della collettività, la privatizzazione non fa gli interessi della collettività, a meno che non abbia dei paletti, ma qui non stiamo discutendo di questo, e mi sembra che una linea, ripeto, dalle parole che sono state dette sia già in parte intrapresa. Magari lo avremmo saputo con certezza se avessimo votato l'ordine del giorno, perché chiedeva alla maggioranza una direzione ben precisa. E in più su un'altra cosa ragione ancora l'assessore Caldari, che c'è un mutuo da pagare. Allora noi privatizziamo un immobile, la gente paga il mutuo dell'immobile e un privato fa i suoi interessi nella gestione dell'immobile. A me sembra che le richieste di tutte le parti intervenute siano quelle di mantenere nella disponibilità del pubblico, comunque nella disponibilità della città, la gestione della Pala Riccione, che, ripeto, i dati che ci sono stati snocciolati, ma non parlo dei dati di bilancio, io parlo dei dati di presenza e delle potenzialità. Potenzialità che possono essere probabilmente con i lavori implementate, lavori che però vanno fatti nella parte straordinaria, in particolare dall'amministrazione e non dalla New Pala Riccione, poi vi dirò anche il perché. E mi sento inoltre di tranquillizzare gli intervenuti, chi ha fatto gli interventi, sulla necessità di privatizzare, perché in commissione ha espressa domanda sui criteri di adozione della Madia la dottoressa Farinelli, che noi ci ha tranquillizzato in questo: non ci sono i requisiti per la necessità di dismissione della partecipata, quindi una dismissione di quella partecipazione sarebbe unicamente una scelta politica. Una scelta politica che però andrebbe motivata, visto che abbiamo abbastanza evidentemente notato che le parti sociali, il pubblico e i riccionesi non sono così convinti che quella possa essere la strada migliore. Fra l'altro, un piccolo inciso, se si vende una società di quel tipo lì, non si può vendere a patrimonio, è una società di gestione. È come vendere la professionalità di uno perché ha un telefonino di proprietà, allora il valore di quella professionalità è il telefonino che ha in proprietà. No, lì abbiamo dei soldi in cassa, abbiamo un utile generato, che poi l'utile generato, ribadisco, abbia alcune particolarità, perché c'è anche un intervento del pubblico. Bisogna essere obiettivi quando si fanno le analisi, c'è un intervento del pubblico, il comune compra sale, ma io non mi scandalizzerei nemmeno se il pubblico intervenisse ancora di più, ma deve intervenire con un ritorno. Se gli investimenti che fa l'amministrazione hanno un ritorno, una miglioria e una ricaduta maggiore sul territorio, sulla ricchezza del territorio di quella struttura, l'amministrazione li deve fare.
e non mi stupirei se continuasse a partecipare o se implementasse la propria attività. Mi ricollego al ragionamento di prima sui lavori di straordinaria manutenzione. Io penso che quando abbiamo un gioiellino, perché così è stato definito anche dall'assessore stesso, un po' in contraddizione, prima sul palazzo male, ma la gestione insomma bene, non possiamo svenderlo. La prima valutazione che fu fatta fu a patrimonio. Okay. Allora, se noi facciamo invece una valutazione come si fa su una società di servizio, come si dovrebbe fare sulla vendita di una cosa pubblica, cioè cercando di massimizzare il profitto dalla vendita, non possiamo fargli fare lavori che non competono a loro in modo che si, tali poi da abbattere l'utile, utile che poi verrebbe invece utilizzato per la valutazione del valore della società in un caso di dismissione o di vendita a privati. Mi sembra abbastanza chiaro che ci sono delle posizioni contrastanti, neanche poi così tanto, perché mi sembra che il confronto sia sempre molto civile su un tema di interesse pubblico come questo, però non solo il tema è di interesse pubblico, anche la gestione di quella società è di interesse pubblico e l'interesse pubblico va mantenuto. Gli esempi di privatizzazione di pubblico ne abbiamo quanti ne vogliamo, senza entrare nel merito se sia bene o se sia male, se sia stato fatto bene o se sia stato male. Abbiamo esempi, l'aeroporto piuttosto che altri, che col privato non hanno avuto, diciamo, difficoltà di relazioni col pubblico e con il territorio. Non vorremmo mai che una struttura sulla quale ancora dobbiamo pagare un mutuo, io non voglio entrare nel merito se sia costruita bene o sia costruita male, io fotografo la situazione che è oggi e le potenzialità che può esprimere, situazione che viene fotografata da una gestione e da un bilancio importante, da una ricaduta sul territorio importante, perché se facciamo i conti molto semplicemente di delle presenze che vengono espresse, l'avevo fatto a penna ma è uguale, comunque delle presenze che vengono espresse su 86.000 presenze con una spesa media di 150 euro a persona, vi lascio immaginare che indotto in milioni di euro abbia sulla collettività. Quindi alla collettività deve rimanere il vantaggio nella gestione di quell'immobile. Non possiamo darlo a un privato che si faccia i propri interessi, come sarebbe legittimo nel momento in cui un privato compra, gestisce come vuole il privato, a meno che a monte della vendita non ci siano dei paletti, degli accordi, ma sono accordi ai quali deve partecipare la cittadinanza. Non si possono essere chiusi con delle linee di indirizzo fatte o in giunta o in trattativa, ma deve essere pubblicizzato e deve essere salvaguardato sempre, sempre l'interesse pubblico di una struttura del genere. Ripeto, non voglio entrare nel merito se sia bello, brutto, costruito bene o costruito male. Io arrivo oggi e ho un mutuo da pagare, una struttura da risistemare, ma una gestione che comunque ha dimostrato che fatta in un certo modo funziona. Diamo merito anche all'assessore Caldari che ha preceduto il presidente Bergamaschi, però oggi ho questo, ho una struttura che funziona, che è al servizio della città, che può essere implementata come sono implementati altri palazzi dei congressi, perché vedete è vero che ci sono alcune scuse che si possono prendere, perché è sempre una scusa quando non si va avanti e non si spinge oltre misura, non c'è l'aeroporto, ma sul lago di Garda fanno i congressi importantissimi e non c'è l'aeroporto, in Svizzera i bancari fanno e non c'è l'aeroporto, è un'ora e mezza da Malpensa e sono lontanissimi, quindi si può fare, la strada intrapresa è quella giusta, cerchiamo di non sbagliare adesso, di non deviare come avevamo fatto all'inizio, poi con una delibera di giunta siamo ritornati alla gestione pubblica. Io solo una piccola correzione sull'intervento del consigliere Rosati, quando dice che la gestione del pubblico deve essere fatta solo sulle scuole e sulla sanità, e siamo tutti d'accordo, però nel momento in cui mettiamo in una delibera di giunta la finalità dell'ente, quella di gestire il Palazzo Congressi, vuol dire che l'ente ha, oltre la sanità, la scuola, importantissime, anche l'obbligo e il dovere di gestire un impianto del genere. Lo abbiamo messo su una delibera nel quale il Comune di Riccione ha individuato
all'articolo 2 del proprio statuto tra i fini istituzionali che intende perseguire anche e soprattutto la salvaguardia e lo sviluppo della vocazione turistica della città, compatibilmente con la migliore qualità di vita dei residenti e del soggiorno dei turisti in equilibrato rapporto e integrazione con i comuni che la circondano e dell'entroterra. Ciò assumendo la produzione di beni e servizi finalizzati allo sviluppo turistico della città come strettamente necessari al perseguimento dei beni istituzionali. Quindi consigliere, concluda. Sì, Presidente, concludo. Va gestito alla stregua di tutti gli altri servizi pubblici, che è evidente che vadano gestiti nel miglior modo possibile. Così vale anche per la New Palariccione. Grazie mille. Grazie, consigliere. Consigliere Andruccio, l'intervento principale. No, signor Presidente. Prego, 5 minuti. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio in primis la Presidente Bergamaschi che per la sua esposizione. E, volevo dire un pensiero, è questo. Mi spiace che il confronto su questo tema si sia trasformato in un confronto divisivo, perché per me doveva essere un'occasione di confronto positivo e di unione. Visto che si invitano i cittadini anche a partecipare, fare una relazione in cui si dice c'è chi l'ha fatto male e oggi c'è chi lo gestisce bene, penso che sia poco costruttivo questo modo di affrontare il tema, perché nessuno deve negare la realtà dei fatti. Penso che sia stato una cosa positiva aver avuto il coraggio di investire su un'opera che ha avuto i suoi problemi, che non si devono nascondere, che potevano magari essere evitati, non lo so, oggi è facile fare il processo alle intenzioni di ieri. E c'è una struttura oggi che per fortuna ha ripreso a funzionare, dà dei risultati positivi e deve dare delle risposte alla città, ai suoi imprenditori, ai suoi cittadini, e per cui penso che l'intervento che noi volevamo questa sera era, come dire, dare forza al fatto che e dare sicurezza alla città che la gestione di quella struttura rimanga in mano pubblica, ma non perché deve essere il pubblico che gestisce le cose, anzi io sono molto d'accordo con quello che diceva Giardini, non si può gestire il pubblico senza le competenze, occorre mettere competenze di management come sono state messe per gestire le opere, altrimenti non funzionano, ok? Quindi io penso che anche in Italia abbiamo fior fiore di aziende pubbliche che hanno un management preparato, forte, che producono una grossa fetta del PIL italiano, cioè, quindi voglio dire, proprio perché c'è uno spirito liberale che muove anche questo tipo di scelta, e ci sono situazioni in cui proprio il pubblico aiuta a garantire l'imparzialità, aiuta a garantire il fatto che la struttura venga messa a servizio di tutta la comunità, ecco, anche perché ci sono anche investimenti da fare, per cui è giusto che sia anche il pubblico che secondo me si sobbarchi con gli investimenti, anche perché Riccione ha la possibilità di farlo. Discutevamo prima, abbiamo chiuso un bilancio l'anno scorso con 1,4 milioni di avanzo di bilancio, potevamo fare, lo dico così in maniera provocatoria, potevamo pagare un'altra rata di mutuo del Palacongressi, lo dico in maniera provocatoria, quindi voglio dire, un comune come Riccione poteva già metterle a bilancio 407.000 euro per fare quegli interventi che sono necessari e per dare subito potenzialità alla struttura. Io la vedo così e mi spiace una cosa questa sera, che non possiamo concludere questa discussione con un voto, perché penso che la politica non si debba sottrarre alle sue responsabilità. Penso che i cittadini hanno il diritto di vedere i loro rappresentanti che si prendono delle responsabilità, che prendono delle decisioni. Il fatto di non voler ammettere un ordine del giorno, il fatto di non volerlo votare, il fatto di volersi mantenere così, le mani libere, mi sembra poco rispettoso nei confronti dei cittadini che rappresentiamo. E quindi l'unica cosa che mi posso augurare è che, anche sentito qual è il sentimento che c'è nelle associazioni di categoria, c'è in alcuni imprenditori, ecco, penso che
l'amministrazione faccia buon ascolto di quello che ha, sentito, continui a investire nella società di gestione, dia le risorse anche alla società di gestione per continuare a operare in modo virtuoso e in modo efficace, e possa garantire che quella struttura rimanga a servizio della città e non a servizio di un singolo. Grazie. Grazie, consigliere. Le prenotazioni dei consiglieri vanno a rilento. Consigliere Testa, prego. Sì, si sente? Ok. Sì. Allora, volevo iniziare con una precisazione, o meglio, volevo ribattere un po' quello che era stato detto dal PD, che hanno fatto un'affermazione che i 1.400 euro di mutuo siano sostenibili. Sì. 1.400.000, sì, magari fossero. Magari, sì. No, no, ma per carità, i mutui si fanno, ma si fanno per investimenti giusti, qualificati e soprattutto che non lascino falle nel sistema, vedi giusto proprio il TRC, così per citarne uno. E qui la chiudo perché capisco sia molto bello fare i fenomeni con i soldi degli altri. Dopodiché volevo ringraziare l'assessore Caldari per averci illustrato un po' quello che è stato lo storico della New Pala Riccione, perché il passato conta e come se conta, e ringrazio anche il presidente Bergamaschi per la dettagliata illustrazione. Dopodiché non mi resta che sottolineare quanto io non colga nell'effettivo queste preoccupazioni. Si sta facendo più un processo infondato alle intenzioni. Si è parlato un po' di legge Madia, di inapplicabilità di legge Madia, si è parlato di scelte politiche, ma che nel concreto scelte politiche che non sono state attuate, quindi mi chiedo un attimo di cosa stiamo parlando. Quindi cerco di cogliere il senso positivo di questo Consiglio Comunale aperto, e spero che sia anche il vostro, quello soprattutto di essere nella logica della parte dei riccionesi e della città, nonostante la falla di sistema iniziale, la volontà è quella di continuare un processo di ottimizzazione, come dimostrato dalla gestione Caldari prima e dalla gestione Bergamaschi poi, che fortunatamente hanno risollevato di non poco il fatturato. Dopodiché è chiaro che c'è la volontà di procedere a questo processo di ottimizzazione, poiché è assolutamente importante il turismo congressuale e aziendale, che diventano sempre più una colonna portante, visto che sicuramente garantiscono una destagionalizzazione di turismo e chiaramente una qualità. Continueremo quindi a lavorare per continuare a renderlo appetibile, testimonianza delle forti innovazioni che abbiamo portato a Riccione, tramite a partire anzi dal coinvolgimento dei privati, tramite, come diceva prima la Presidente Bergamaschi, l'istituzione della Freccia Rossa a Riccione per migliorare sicuramente i collegamenti. Quindi pertanto mi viene da dire che per tutto il resto, come si dice in senso un po' formale, tutto il resto è noia. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Non essendoci altri interventi, Madonna. Consigliere Ragni. Grazie Presidente. È l'intervento principale. È l'intervento principale, ma è veloce. È veloce. Allora, inizio per ringraziare la dottoressa Bergamaschi per il lavoro che ha fatto e ringraziare l'assessore Caldari per quello che ha iniziato e lei sta facendo. E non si può non fare un discorso del passato, perché non è possibile. Io mi scuso, ma non posso non pensare, guarda, addirittura mi viene in mente il cinema teatro turismo con le tre maschere, che adesso le loro copie sono lì, mi viene in mente il Calimelo d'Oro, sono vecchio, mi viene in mente tante cose, che il fumo di quel cinema che era pieno di fumo, le ragazzine su in cima, c'era la galleria, si chiama, su in alto, mi viene in mente quello. Poi un giorno sono arrivati loro e hanno detto lì, mi ricordo anche il polverone quando è stato demolito, che si vedeva dal paese dove io sto. Poi un giorno sono arrivati loro e hanno detto, che facciamo?
facciamo svelti a fare un palazzo dei congressi prima di che lo facciano a Rimini. E abbiamo due palazzi di congressi nel giro di 6 chilometri, dici te, 8 forse, non lo so. Forse faceva figo quella volta averne due così. E nacque questo faraonico palazzo pieno di vetri, che mi ricordo che lo scorso anno abbiamo speso un botto di soldi, abbiamo fatto una variazione di bilancio per lavarli. Poi mi ricordo che mi pare che è stato l'unico edificio di Riccione lesionato dal terremoto delle Marche e dell'Umbria. Quindi questo fa capire che questo, così come è stato costruito, è stato costruito sbagliato dall'inizio, non si può non dirlo. Loro ci dissero anche quella volta che attraverso la società di gestione ci sarebbe avuta un indotto, una ricaduta grandissima per l'indotto. Poi, va bene, eravamo negli anni, come si diceva, della crisi, ma eravamo facili profeti che questo non poteva accadere. E quindi hanno rovesciato, come diceva Caldari, milioni di euro di debiti sulle spalle di tutti noi, di Riccione. Tanto paga Pantalone, no? come per il Fellini, e come probabilmente sarà anche per, non diciamo TRC, diciamo Metromare, che fa più TRC, no, diciamo TRC. E questo è. Poi fortunatamente il vento è cambiato a Riccione e si è mantenuto nonostante i notai, e quindi dobbiamo dare merito alla giunta Tosi 1, alla giunta Tosi 2, di avere raddrizzato una situazione veramente delicata. Noi il Palace lo abbiamo ereditato, ma stiamo cercando di farlo lavorare al meglio, nell'interesse della città, e il suo fatturato e le presenze sono lì a dimostrarlo. Si è iniziato negli scorsi anni il percorso di risanamento che continua fino ad oggi attraverso mirate promozioni commerciali. Questo è il presente, il passato lo abbiamo subito, il futuro del Palace speriamo sia migliore per il bene di tutta la città, e noi ci saremo. E loro sono quelli del PD, eh? Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Gobbi, prego, è l'intervento principale? No. Prego, 5 minuti. Penso di riuscire a stare in 5 minuti. Grazie Presidente, volevo ringraziare tutti gli intervenuti per gli spunti di riflessione che hanno dato e i contributi che ci permettono, mi auguro, di volare un pochino più alto alle sterili polemiche che purtroppo anche questa sera devo assistere. Ma non mi sottrarrò a parlare del passato, lo farò dopo. La prima cosa che, di cui volevo parlare era dei ringraziamenti, ma non formali, bensì sentiti alla Presidente Bergamaschi e a tutto il suo staff, perché credo che i risultati raggiunti dal Palace siano sotto gli occhi di tutti, e penso che come riccionesi dovremmo essere tutti orgogliosi di quanto fatto dal nostro Palariccione, dal fatto che si parla del nostro Palariccione in tutte le località d'Italia e del fatto che comunque quando anche a me, come anche a qualche collega consigliere di maggioranza, si va in giro, dire che sia di Riccione è un vanto, e ancora per fortuna è un'accezione vista molto positivamente. Ecco, allora, proprio da questo lavoro fatto dalla Bergamasca e dal suo staff, credo che sia il punto d'inizio per capire dove ancora si può migliorare, nonostante la capacità di riempimento del Palace oggi abbia raggiunto percentuali ottime, direi. E lo sta a testimoniare anche il fatturato raggiunto, perché ricordo che nel 2013 si navigava attorno, mi pare, ai 2 milioni e 6 forse di fatturato, 2 milioni e 3, 2 milioni e 6, e si è arrivati a sfondare il tetto dei 4 milioni, per cui credo che il lavoro fatto in questi 6-7 anni sia stato notevole. Così come i riccionesi non vogliono farsi sentire a raccontare favole, bisogna leggere i bilanci e vedere anche che il Palace è sempre stato inutile, perché fino al 2014 mi pare la New Palariccione pagava un canone d'affitto Caldari al comune di Riccione di 350.000 euro. Oggi lo paga
di 120.000 euro, per cui ovviamente minori costi e necessariamente maggiori utili per la società. Questo perché bisogna dire le cose sempre come stanno. Non mi piace, non ho mai amato fare le polemiche di parte, maggioranza, opposizione, un partito piuttosto che un altro. Io credo che gli asset che Riccione ha, Pala Congressi, ma dico anche piscina, olimpioniche, dico anche Pala Sport, siano asset importanti. Si potevano costruire e fare meglio? Sì, penso di sì. Io non ho partecipato e quindi non mi posso vantare di aver fatto queste opere che oggi tutta l'Italia ci invidia. Sicuramente potevano essere fatte meglio, potevano essere pensate in maniera migliore, ma fatto sta che oggi abbiamo tre motori potenziali per poter destagionalizzare il nostro turismo, tre motori potenziali per poter andare ad attrarre turisti e prendere turisti quando non è la classica stagione balneare. E allora qui mi collego al fatto che trovo drammatiche caldare le tue dichiarazioni. Te vieni qui a dire che non capisci il senso di parlare di Pala Riccione, quando in questo Consiglio Comunale tutte le categorie, tutti gli intervenuti, e io lo sostengo a maggior ragione, dobbiamo tutti insieme sì fare delle migliorie, ma capire che è un asset talmente strategico che non possiamo noi venderlo al primo privato che viene. Ma vi siete fatti la domanda se lo compra un privato e poi questo privato, perché può farlo, potrebbe trasformarlo come vuole, o se ancora ha della mala gestio, e allora sì, quel Palace va in perdita, e allora noi che cosa ci facciamo? Allora sì che ci troveremo un catafalco che non solo non produce utili, ma non produce benefici per la collettività. Primo aspetto importante. Secondo aspetto fondamentale è che il Pala Congressi garantisce benefici diffusi a tutta la collettività. Proprio per questo io, che sono di animo estremamente liberale, dico che guai al mondo darlo a qualcuno che può correre il rischio di non fare gli interessi di tutti i privati, a cui abbiamo tutti detto che stanno a cuore, e quindi non possiamo permetterci, a nessuno deve venire in mente l'idea di vendere al New Pala Riccione, anche perché cosa facciamo? Ci teniamo il Pala Congressi, cioè l'asset con i debiti, ma diamo in gestione e vendiamo la società che produce utili, è un controsenso, è una cosa che non mi spiego e che non ci sta obiettivamente parlando. L'altra cosa, anche qui Caldario, hai fatto una dichiarazione, io spero che ti sei sbagliato, ma imbarazzante, hai detto nel 2012 abbiamo fatto la scissione, è stata fatta la scissione tra comune, quindi tra l'asset, il patrimonio e il New Pala Riccione, ma lo sa anche un studente di quinta ragioneria, e chiedete a tutti gli imprenditori, tutti i capannoni, per fare un esempio delle imprese, sono intestati all'immobiliare che a sua volta affittano l'SRL di gestione che fa produttività. Questo è una cosa che lo sanno anche i sassi e voi non riuscite a capire nemmeno questa cosa qua. Io mi auguro che stasera prendiamo tutti insieme la responsabilità di dire, e qui la invito sindaco, di dire e tranquillizzare la città che la New Pala Riccione non si vende, perché rimane un asset importante e strategico per Riccione e tutti i riccionesi. Grazie consigliere Gobbi. Non ci sono altri interventi? Non... Consigliere Del Bianco, prego. Allora, io intanto ringrazio tutti i riccionesi che sono venuti qui questa sera, prima di tutto in questa calda serata di estate, dove in sala di consiglio... Va bene. Decidete adesso? Non c'è nessun problema. Cioè, scusi, consigliere Del Bianco, prego. Non c'è nessun problema. Lei così si brucia l'intervento, consigliere? Lei così si brucia l'intervento, Se volete io lascio la parola, io non ho neanche iniziato, presidente. C'è un minimo di rispetto, per cortesia.
Io lascio gentilmente la parola al consigliere Vescovi, non ho neanche iniziato l'intervento. Ma lei se non è un problema. Io. È un problema? Faccio pure lei. È disarmante la cosa. Prego, consigliere. Faccia pure. Lascio la parola al consigliere Vescovi. Grazie. Grazie. Basta un clic. Io, consigliere, userei altri toni, perché non è questo il modo. Perché io non ho fatto altro che dar la parola perché lui se l'ha prenotato. Quindi, cioè, se volevate farlo parlare per ultimo, ovviamente eravate d'accordo. Io non gli ho tolto la parola, gliela ha tolta lei la parola. Quindi, se vuole parlare, vada avanti. Grazie. Cioè, non... Scusate, no, consiglieri, vi prego, è gestione mia la cosa, vi ringrazio. Consigliere Del Bianco, che problema c'è, scusi? Mi sono permesso di chiedere se potevo lasciare la parola al consigliere Vescovi. Non ho neanche iniziato l'intervento. Io, consigliere Del Bianco, gli occhi ce li ho, ho visto, non è un problema. Io le ho dato la parola perché lei si era prenotato, certo. Vero? Ma io non ho mica nulla da quindi, dire a lei. Non le ho tolto la parola, non ho tolto nessun modo di parlare. Minimo di rispetto anche per l'Aula. Però non mi sembra che ci sia. Siccome ho chiesto la parola io, posso chiedere di lasciarla al consigliere Vescovi, se nessuno ha nulla in contatto. Non è proprio così il regolamento, però va bene, consigliere Del Bianco. Andiamo avanti su questa strada. Prego. Chi è che vuole intervenire? Consigliere Vescovi vuole intervenire oppure no? Io intanto chiedo scusa, ma questa gestione è stato l'effetto e la diretta conseguenza del rifiuto da parte della maggioranza di presentazione dell'ordine del giorno. E in conferenza dei capigruppo, e cari signori voi che ci state ascoltando, c'è tanto di verbale che può quindi essere acquisito, abbiamo fatto una richiesta esplicita al terzo punto che ci è stato rifiutato, che era proprio quella di far parlare per ultimo il consigliere Del Bianco. C'è stata un'incomprensione umana, perché gli esseri umani a volte sbagliano, e quindi semplicemente abbiamo chiesto di far intervenire per ultimo colui che ha richiesto la convocazione di questo Consiglio Comunale aperto. Pertanto, se Presidente, lei ci vuole fare la gentilezza di garantire a Del Bianco l'ultimo intervento, io vado avanti, altrimenti rinuncio al mio intervento per lasciarlo ad Andrea Del Bianco. Vado avanti, consigliere. Grazie, Presidente. No. È importante per me riconoscere ad Andrea Del Bianco la possibilità di replicare per ultimo, dopo aver ascoltato tutti gli interventi a questo Consiglio Comunale, perché ricordo molto bene quella sera del 14 novembre del 2018, quando in questo Consiglio Comunale all'improvviso l'assessore Santi portò una delibera che, contraddicendo totalmente ciò che era stato pianificato, così per come era stato previsto dalla legge Madia, disse no, non è più vero niente che si vuol vendere la società New Palariccione, non la vendiamo più. Il consigliere Del Bianco a fine consiglio mi disse, guarda che Vescovi, questa vicenda è una vicenda che va assolutamente approfondita. Ci ha sollecitato in questi mesi fortemente e ha convocato il Consiglio Comunale di questa sera. Quindi io ho sentito molti ringraziamenti al Presidente, al Sindaco, che fanno giustamente il loro dovere nel convocare il Consiglio Comunale. Però il ringraziamento va fatto ad Andrea Del Bianco e alla persistenza e alla pervicacia con cui ha voluto che questa sera fossimo qui. Insieme abbiamo anche elaborato un ordine del giorno dopo aver convocato due commissioni di controllo e garanzie che io presiedo, e avere sentito sia la Presidente della New Palariccione, Eleonora Bergamaschi, a cui estendo ancora il ringraziamento per il lavoro di alta qualità professionale che sta facendo, e i due tecnici di riferimento, il revisore dei conti e il commercialista Dottor Monaco della società, perché abbiamo voluto cercare di capire bene di che cosa stavamo parlando, e siccome sono anni, almeno due anni, da quando è stata avviata questa legislatura, che chiediamo di poter sentire in Consiglio Comunale i presidenti di New Palariccione, di GEAT, che presto chiameremo, questo per noi era un momento importante ed è un momento per cui bisognava prepararsi. Prima di avviare su un intervento che vorrei fosse rivolto al futuro, perché la serata di questa sera ha questo titolo, il futuro del New Palariccione, permettetemi una piccolissima digressione. Eleonora Bergamaschi e il suo staff stanno facendo un lavoro egregio. Però
Io non sono un uomo di scienza come la dottoressa Gambetti, però sono una donna d'impresa e in questo tipo di numeri ci sto tutti i giorni. E vi devo dire che dal 2013 al 2018, se la riduzione del contratto di affitto che è stata voluta, portando l'affitto che il Comune chiede alla New Pallariccione da 370.000 agli attuali 130.000, fosse stata fatta, già nel 2013 questa società avrebbe prodotto un utile. E ad onore del vero, Assessore Caldari, l'unico anno in cui questa società ha prodotto una perdita è stato l'anno della sua gestione. E qui ci sono numeri che parlano, non c'è altro. Il sindaco ha appena detto, o il sindaco o l'assessore ha detto che ho detto una cazzata? Ecco, bene, dopo magari ci spiegherà anche perché, magari con un termine anche diverso, grazie. Siccome il presidente ci richiama sempre a non parlare fuori microfono. L'ho richiamato. Ecco, bene, grazie. Quindi l'unica digressione che mi permetto è questa, che sta a dimostrare altro che questa struttura produce l'effetto che deve produrre per la nostra città, cioè fa cadere sulla nostra città una ricaduta in termini di impatto economico sicuramente positiva, esclusivamente positiva, perché non genera neanche delle perdite. Poi ci sono dei problemi, ci sono milioni di problemi in una struttura di quel genere, ci sono centinaia di piccole questioni tecniche che vanno affrontate tutti i giorni e anche di grandi questioni tecniche che vanno affrontate tutti i giorni. Però io voglio raccogliere le parole della Presidente Bergamaschi. Le 205 giornate di occupazione lorda del 2018, Eleonora Bergamaschi ci ha detto che avvengono grazie alla grande versatilità di questa struttura. La possibilità di abbassare e alzare le sedie, potrebbero funzionare meglio, bene, però intanto le possiamo alzare ed abbassare. La possibilità di modulare le sale, esattamente così come è giusto che sia per una struttura che deve essere il più versatile possibile, soprattutto in considerazione del fatto che è stata pensata non per accogliere enormi congressi, che non ci sono nemmeno più, ma per accogliere prevalentemente eventi aziendali, perché anche questo è un passaggio che va assolutamente fatto e rinforzato. La gestione 2013 produceva un margine percentuale inutile, al netto ovviamente del contratto di affitto, del 4,15% con 2.330.000 euro di fatturato. La gestione del 2018, con oltre il doppio del fatturato, con 647.000 euro, scusate, non vedo bene, produce una redditività del 6,24%, perché è cambiato il modello di mercato a cui questa struttura si riferisce. Non ci si riferisce più solo ed esclusivamente al congressuale, si riferisce all'evento aziendale. Settimana scorsa c'era qui a Riccione un competitor della mia azienda che ha portato 400 convegnisti, sono 400 uomini d'impresa che si occupano di information technology, quindi gente che opera in un mercato a grandissima crescita verticale, che è quello dell'innovazione tecnologica, gente che quando arriva lascia forse anche più di 150 euro a testa in questa città, ma soprattutto gente che quando arriva vede la nostra città. E Riccione è bella. E che Riccione è bello è un patrimonio che dobbiamo riconoscere e che ci accomuna e che non e prescinde dai colori politici. È una città in cui si può venire a fare un convegno, è una città in cui si può venire a fare una vacanza, è una città in cui si può venire anche semplicemente per una sera o due a divertirsi con gli amici. È una città che ha mille offerte possibili, con una struttura che ha incrementato, così come era nell'obiettivo iniziale, la possibilità di destagionalizzare. Per questo noi riteniamo che sia estremamente preoccupante l'ipotesi della cessione della vendita. E io vorrei fare un passaggio in termini di chiarezza, spiegare anche perché siamo qui questa sera e quando il consigliere Del Bianco ha deciso che era il momento di convocare questo Consiglio Comunale aperto. Lo ha deciso quando in un confronto pubblico con l'assessore Santi, che è assessore al bilancio, dopo che a novembre ci hanno detto che non volevano più vendere la struttura, in questo confronto pubblico l'assessore Santi ha dichiarato che comunque la struttura sarà messa in vendita. E allora il nostro compito di consiglieri comunali non poteva che essere quello di portarvi qui questa sera a condividere con voi una scelta e a capire da voi, ascoltandovi, che cosa effettivamente vi aspettate da noi
in quanto rappresentanti della comunità politica. Io penso che sia il più grande atto di democrazia che in una città si possa avere e che si possa condividere. Ci rimaniamo male, ma è umano, cioè comprendete anche le nostre difficoltà. Io umanamente mi arrabbio molto per queste cose, ma come si fa a non mettere ai voti un ordine del giorno che non ha bisogno di pareri tecnici perché non impegna il bilancio in alcun modo e che non dice, perché l'ordine del giorno non avrebbe chiesto alla Giunta di dichiarare che non intende vendere, perché sarebbe stato forse anche troppo forte come richiesta. Gli abbiamo semplicemente chiesto di confermare la decisione che hanno preso a novembre scorso. Hanno paura persino a confermare quella di decisione. Un ordine del giorno che l'altra e unica altra cosa che chiedeva era di poter, nell'ipotesi remota in cui, per volontà politica presa da questa maggioranza, dovessero decidere di mettere in vendita la New Pallariccione, prima di farlo, di fare una valutazione di impatto economico di questa società sulla città. Non abbiamo chiesto tanto, avevamo chiesto una valutazione di impatto economico sulle ricadute della New Pallariccione. Sarebbe bello averlo per tutti gli investimenti, la valutazione di impatto economico, anche per i 975.000 euro spesi per il Giro d'Italia, che sono quasi una rata annuale del mutuo. La valutazione di impatto economico dovrebbe essere un diritto del cittadino, e siccome io ricordo in anni passati che c'era qualcuno che pontificava sui social chiedendo il return on investment, il ritorno dell'investimento della presenza di Radio DJ a Riccione, quei tempi pare che siano passati, il sindaco e tutte le sue persone intorno pare che le abbiano dimenticati, e oggi non si concede più nemmeno la valutazione di impatto economico della New Pallariccione, che fa 86.000 presenze in un anno, 86.000, e non voglio dire quante ne ha fatte in 10 anni, perché purtroppo non le abbiamo. Concluda, in commissione controllo e garanzia abbiamo chiesto al presidente Bergamaschi una serie di dati che purtroppo non abbiamo ricevuto, anche suo malgrado devo dire. Uno dei dati che ho chiesto era il dato sugli analytics di Google per vedere la dinamica di funzionamento del sito internet di questa struttura, perché voi sapete meglio di me che oggi l'attività commerciale si fa col business to business, andando a cercare i clienti come ha fatto Eleonora Bergamaschi, ma il volano del web è in assoluto quello più importante. Sapete, visto che qui c'è qualcuno che tende ad intestarsi la qualità del lavoro di un presidente del CDA in una struttura voluta e pensata quando la votavano contro, scusi un attimo Presidente, sapete quanto gli danno per fare l'attività marketing e fatturare 4.600.000 euro? 50.000 euro. Pensate se quei 50.000 euro diventassero 100.000 di investimento sul marketing, quanto potrebbero diventare quelle giornate. Io ho concluso, vi ringrazio di essere stati qui tutti questa sera, aver dato tutti quanti il vostro contributo. Potevamo farlo meglio il Pallariccione, certo, ma per fortuna che l'abbiamo fatto, perché altrimenti non avremmo avuto le 86.000 presenze di quest'anno. Grazie. Grazie. Ora ci sono altri interventi, consiglieri? Consigliere Del Bianco, prego. Allora, grazie a tutti. Riprendo da dove avevo lasciato prima l'intervento, quindi ringrazio prima di tutto i riccionesi che, come dicevo, hanno fatto insomma una mezza sauna qua stasera. Mi dispiace per chi è a casa, perché purtroppo lo streaming non funziona e quindi forse non poteva esserci serata più zoppa, sfortunata. Ovviamente ringrazio la presidenza del Palacongressi per la relazione esaustiva. Noi conoscevamo già la relazione perché in commissione controllo e garanzia abbiamo potuto approfondirla, anche grazie poi successivamente all'intervento dei tecnici che vedo in sala, e per avere un quadro dettagliato su qualcosa che è per la città un bene primario. È un bene primario per un motivo molto semplice, è un bene primario intanto perché l'opera pubblica che ha impegnato il più grande numero di risorse finanziarie da quando esiste il Comune di Riccione, e quindi quando si fanno investimenti così importanti la tutela deve essere massima. Il cittadino deve sapere, e su questi temi l'amministrazione si deve aprire.
Ed è per questo che siamo qui stasera, ed è per questo che ho fortemente voluto il Consiglio Comunale aperto, ed è per questo che secondo me dovrebbe diventare una buona abitudine. Cioè ogni tanto, almeno due volte all'anno, io credo che i cittadini vadano convocati, anche solo per fare il punto della situazione. Ma vengo al nodo. Questa vicenda nasce praticamente quando l'amministrazione in carica fa nel raggio di un mese un avanti indietro su questa società. Avanti indietro vuol dire mandiamo la lettera di prelazione ai soci, quindi di minoranza, quindi offriamo ai soci di minoranza la società in vendita. Io vedo l'importo scritto in questa lettera. Purtroppissimo faccio un lavoro dove sono abituato anche io a valutare le aziende, guardo il bilancio della società, 2 più 2 faceva 1, non faceva neanche 3. Non so se sono stato chiaro. Chiedo con un'interrogazione scritta che mi si comunichi, che mi si faccia sapere con quale metodo contabile tecnico è stata fatta la valutazione della società. Mi si risponde: non le rispondiamo, consigliere, perché la società non la vendiamo più. Ora, intanto la risposta sarebbe sempre gradita averla, al di là del fatto che si cambi idea, ma il fatto che si è cambiata idea in 20 giorni, questo qui mi ha fatto ulteriormente riflettere. E da lì è partito il dibattito. Il dibattito è poi rientrato, il dibattito è passato sui media quando io con l'assessore Santi, che è qui presente in sala, sono stato ospitato da Icaro TV a dibattere sulla faccenda questione Palacongressi. E quando ho sentito in diretta televisiva ribadire più di una volta la situazione del Palacongressi per ora è rientrata, quindi non vendiamo, ma appena ci saranno le condizioni noi torneremo in esame e probabilmente rimetteremo sul mercato questa società entro la legislatura, manco 3 anni, lì ho ritenuto importante sollevare e incominciare questo percorso. I mesi sono passati, confrontandomi con chi questa società l'amministra, è emerso che il bilancio 2018, che non era ancora chiuso, era assolutamente, con delle prospettive assolutamente positive, ho ritenuto opportuno attendere marzo, quindi la pubblicazione del bilancio ufficiale, che era nettamente superiore al bilancio 2018. Ora, quando io vendo una società sottovalutata a novembre e il presidente qua ci dice che i 2/3 del bilancio sono stati fatti entro giugno, vuol dire che io sono già a conoscenza di un bilancio estremamente più importante e l'avendo sottovalutata al bilancio dell'anno prima che era ancora più basso. Non so se sono reso chiaro, sono reso l'idea. Ora, una società di questo tipo, è stato già detto ma lo voglio ribadire, non si valuta patrimonio netto, tant'è vero che io in diretta televisiva mi sono permesso di dire che, una nota dimenticavo, nel dibattimento il sindaco, dopo l'intervento del consigliere Angelini, che è qui in sala, che tesseva giustamente le lodi di questa struttura, il sindaco, ribattendo il mio intervento, disse pubblicamente che la società era vuota, che ci lavoravano 6 o 7 strutture e che aveva più problemi. Scusi, non si può, mi scusi il consigliere Del Bianco, non si può riprendere in consiglio comunale, per favore, signore, scusi. No, signore, non può riprendere cortesemente. Però recupero i secondi, eh? No, ma glielo recupero tutto il tempo, consigliere Del Bianco. Allora, domani purtroppo è pubblico tutto il video, potete vederlo e ripubblicarlo tranquillamente. Chiedo scusa. Consigliere Del Bianco, riprenda dove si è fermato. Il sindaco dice: ma questa struttura Del Bianco è una struttura vuota, cosa vuoi che valga? Ci lavorano 7-8 strutture. Dopo che il consigliere Angelini ne tesseva le lode, tant'è vero che io ho detto: ma mettetevi d'accordo, almeno fra di voi mettetevi d'accordo. Lì ho detto: qui c'è qualcosa che non va, allora è necessario procedere con un approfondimento tecnico che è stato fatto dopo la presentazione del bilancio e arrivare a presentare, sentita anche la città, sentita anche le categorie. Io stasera sono contentissimo che la conferma del mio pensiero è arrivata direttamente dalle categorie e dagli imprenditori.
che su questa azienda bisogna stare molto attento qualora si decida di fare quello che è sbagliato, perché ne abbiamo centinaia di casi in Italia dove si butta il bambino con l'acqua sporca. La città non se lo merita, la città non ha bisogno dei numeri delle presenze, ha bisogno di fatturare. Le statistiche con i numeri delle presenze non contano nulla, conta il fatturato, conta il profitto, perché altrimenti io gli imprenditori non li trascino a fare investimenti se non fanno profitti. Non contano le teste che girano per Viale Ceccarini, contano quali teste. Io mi ricordo in un consiglio comunale, io dissi: scusate signori, ma preferite vendere 100 coni gelati, non me le vogliono le gelaterie, o 50 bottiglie di vino? Li sapete fare i conti in colonna? Contano i fatturati. Se io voglio prendere in mano i 100 imprenditori più in difficoltà, devo stare attento a che un'infrastruttura come questa, che porta 86.000 presenze, ma che commercialmente ne valgono 300.000 delle altre, non sono 86.000 teste queste, sono 86.000 teste, ma che valgono 300.000 delle altre. Tant'è vero che io ho detto, per me andrebbe benissimo che la Palla Congressi facesse pari o che perdesse anche 1.000 euro all'anno, non è questo il tema, che investisse tutta la cassa in promo commercializzazione, in sistemi innovativi, che apra, che dia i dati agli imprenditori, che prenda i 50 alberghi che non stanno investendo e gli dica: venite con me, perché io vi riempio quelle 20 camere che voi non riuscite a riempire. Questo significa fare sistema, ma io lo faccio solo se ho un management come quello, che se ha bisogno dovrebbe essere anche riqualificato, integrato, e lo faccio solamente se ho il controllo pubblico, perché altrimenti diventa una rendita di posizione e noi non ci possiamo permettere altre rendite di posizione in questa città. Bene la riqualificazione, ma io non posso abbandonare gli ultimi 100 imprenditori, quelli che sono lì che dicono: quest'altro anno apro o non apro? Se io perdo questi, li dobbiamo mantenere noi, perché anche quello vuol dire fare, come posso dire, economia di sistema. Se noi non vogliamo che arrivi gente strana a Riccione, se noi non vogliamo che il tessuto si snaturi, noi bisogna che preserviamo il tessuto commerciale prima di tutto, che è il settore più in difficoltà. E per sostenere il commercio, io ci ho fatto una battaglia, che è quello che qualifica i nostri assi commerciali, servono quelle presenze lì. Quelle lì servono. Serve gente che alle 9 di sera esca dall'albergo, giri per strada, metta 100 euro in un negozio. Serve persone che abbiano capacità di spesa, che tornano a casa e fanno la pubblicità diretta, perché questa è la cosa che vince sul loro target di persone che sono simili, perché i simili hanno anche abitudini simili. Quindi io è lì che devo puntare. Questa infrastruttura non si può assolutamente vendere. E anche se dovesse esserci un dispositivo di legge che ci obbliga un domani a vendere la struttura, qui prendo a spunto l'intervento di Vincenzo Leardini, ci sono tanti strumenti per privatizzare la società, allo stesso modo però blindarla nell'interesse della città. Però il percorso non deve iniziare il giorno dopo che la si mette in vendita, il procedimento deve iniziare adesso. Allora si fa un percorso, consigliere, concluda. Grazie. E si fa un percorso assieme, si prendono in mano gli imprenditori che potrebbero sostenere l'attività, quelli che potrebbero collaborare con l'attività, e si fa questo deve fare l'amministrazione, perché solo l'amministrazione può indirizzare in un momento di crisi come questa. Io governo investimenti e faccio analisi su aziende da 22 anni. La metà degli imprenditori sono nel pallone più totale. Se noi non ci prendiamo cura del tessuto, il tessuto si slama e Riccione continuerà a scendere. A me non mi bastano le statistiche che escono da TripAdvisor, a me mi basta girare per la città che conosco a memoria. La prego di concludere. Voglio di nuovo ringraziare tutti quelli che sono venuti. Mi dispiace che lo streaming non funziona, però domani si potrà ascoltare il consiglio, e credo che questo possa essere un buon punto di partenza per incominciare a guardare quella struttura e le opportunità che la città ha con un'altra ottica. Apriamo l'amministrazione, non chiudiamola. Grazie. Grazie consigliere.
Consigliere Pullè, l'intervento principale? Sì, credo. No, se no la faccio uscire, faccio come vuole lei. Sì, Presidente, l'intervento prego. Principale, grazie. Scusatemi innanzitutto se mi sono tolto la giacca, ma è un po' una sauna questa sera. Capisco che il caldo possa dare un po' fastidio, però la prima parte del Consiglio Comunale Aperto è stata interessante. Ringrazio tutti i partecipanti, chi dal pubblico è venuto a darci la sua opinione. Mi piacerebbe riportare i toni di questa argomentazione, o meglio di questi argomenti, più pacati, perché ho visto un po' di esagitazioni che sinceramente non capisco il motivo. Ora, bisogna andare innanzitutto a prendere un po' di punti e gli spunti sono diversi. Primo, non perché sono avvocato ma perché mi viene da farlo, siamo un attimino precisi sulle questioni temporali. Ora, ci hanno dato dei cattivoni perché non gli avremmo permesso di leggere un ordine del giorno e di presentare un ordine del giorno. Tutto è fuorché questo. Perché mentre si sapeva, e correggetemi se erro, che il Consiglio Comunale su questo argomento, che anche noi abbiamo avallato, perché a quella riunione anche noi abbiamo detto assolutamente sì, si sapeva da 3 mesi, l'ordine del giorno famoso è arrivato sulle nostre poste elettroniche, anzi sulle poste elettroniche del Presidente, che poi l'ha rigirato, ieri. Quindi se fosse arrivato un pochettino prima, magari avremmo avuto l'occasione tutti quanti di guardarlo, ognuno, ogni capogruppo con il proprio gruppo, e confrontarsi in merito. Però non sto a tornare qui, è solo una precisazione che però è doveroso fare, perché quando si dicono inesattezze, alle inesattezze bisogna replicare con l'esattezza. E sempre parlando di inesattezze, non possiamo non entrare in ciò che è stato detto dai banchi del PD questa sera, dove si ripeteva: bisogna dire le cose sempre come stanno. Questo credo fosse un auspicio e noi lo dobbiamo cogliere, questo auspicio. Dobbiamo dire esattamente le cose come stanno. Le cose stanno in questa maniera. Chi ha pensato la costruzione del Palacongressi aveva immaginato una società che facesse utili con la proprietà del Palacongressi addosso. Poi si sono accorti che adesso la società fa 200.000 euro di utili, 100.000 euro di utili, 150.000 euro di utili con la locazione, l'affitto ribassato, ok? Ci sono 1 milione, 1 milione e 2, 1 milione e 300.000 euro che sarebbero dovuti essere in carico alla Pala Riccione, ok? Che se fossero messi a bilancio oggi potremmo dire: questa società fa una perdita di 1 milione e 200.000 euro l'anno. Siccome si è visto nel 2012, nel 2011-2012, che questo non era possibile, perché una società che fa una perdita di 1 milione di euro l'anno prende i libri e li porta in tribunale a Rimini, andiamo in via dalla chiesa a Rimini. E allora che cosa si sono inventati? Giustamente, hanno spacchettato il tutto, come le banche facevano le bad bank. Qui non hanno fatto una bad bank, hanno semplicemente buttato il mega debito rimasto di 30 milioni di euro non su una banca, ma sui cittadini di Riccione. 30 milioni di euro di debito che nei progetti iniziali di chi aveva fatto un business plan dovevano essere accorpati e gestiti dalla società di gestione Pala Riccione, quindi non a carico dei cittadini, si sono trovati la patata bollente e ha detto: buttiamola addosso ai cittadini. 30 milioni di euro. Siccome i riccionesi sono circa 36.000, se fate voi i conti sono circa 1.000 euro a testa, compresi i bambini, compresi gli anziani. Significa che ognuno di voi cittadini riccionesi, per quel bel Pala Congressi, ha pagato, anzi deve ancora pagare, perché c'è ancora un mutuo,
€1.000 a testa. Ok? Allora, questi sono i numeri. Sui numeri non si può andare così a ramengo. Ma entriamo anche su altri numeri che sono stati detti questa sera, frutto, immagino, di inesattezze. Senza immagino, di inesattezze, perché qualcuno qua ci ha detto il ricavo medio, o meglio, ciò che una persona che viene al Palacongressi lascia alla città è di €150. Sono state calcolate le presenze 86.000 persone ed è arrivato il magnifico dato di 12 milioni o 13 milioni di euro che ogni anno arriverebbero in città. Star Trek gli fa un baffo. La fantascienza gli fa un baffo. Allora, torniamo alle tempistiche corrette e ai conti corretti. Innanzitutto, e il presidente di Palariccione ci può aiutare su questo, i €150 che mediamente lascia una persona non è collegato alle presenze, perché se noi abbiamo fatto una festa di carnevale da 400 persone al Palace, non abbiamo lasciato €150 a testa alla città, perché va detto come vengono calcolate le presenze. È presenza all'interno del Palace chiunque entra ed esce per una manifestazione qualsiasi, quindi una serata ristorante, un incontro di ballo, una festa di carnevale, è una presenza. Scendiamo quindi da questi 86.000 agli arrivi, ok? 40.000 arrivi, non 50.000, ci sono 40.000 arrivi. Di questi non abbiamo il dato preciso di quanti pernottino, che facciano il soggiorno in albergo, non lo abbiamo questo dato. Su quelli è calcolata la media dei €150 a persona. Possono essere 10.000, 15.000, non lo so. Quello forse ipoteticamente potrebbe essere il numero. Capite voi i 13 milioni di Star Trek dove sono andati a finire? In un'altra galassia. E allora i numeri, quando si dicono, bisogna dirli con correttezza. Bisogna dirli con correttezza. E un'altra precisazione va fatta. Deve essere fatta. Noi ci siamo visti in questo Consiglio Comunale qualche mese fa, in cui la Palariccione è stata tolta dalla vendita, è stata inserita nel piano strategico delle società partecipate. Ora, mi spiegate voi dove avete visto un atto scritto, dove c'è scritto che noi la Palariccione la vendiamo. Se voi me lo trovate, io vi offro una pizza questa sera. Mi sa che faccio dieta, ok? Il concetto è, si penserà o si vedrà quello che sarà da fare con il video, per cortesia, basta. Ma ad oggi la Palariccione è inserita nel piano strategico delle aziende. Se il vigile può controllare, per cortesia. Posso procedere, grazie. È scritta e si trova nel piano strategico delle aziende partecipate comunali. Presidente. Adesso attendiamo che finiscano. Prego, consigliere. È inserita nel piano strategico delle partecipate. Quindi ad oggi quello è. Quindi non ci venite a dire c'è un ordine del giorno contro la vendita che voi volete. Non lo abbiamo detto. Non lo abbiamo soprattutto scritto, non ci sono atti che scrivono. Allora, sarà mia deformazione professionale, ma teniamoci legati agli atti, teniamoci legati alle regole, e ritorno all'inizio del mio discorso. Se c'è la regola per cui un ordine del giorno deve essere presentato alla conferenza dei capigruppo che si è svolta 12 giorni fa, io non lo presento il giorno prima del Consiglio Comunale, perché non è corretto nei confronti di tutti gli altri consiglieri che non si possono confrontare su questo. È molto semplice la cosa. Quindi io ringrazio ancora
tutti quelli che hanno partecipato, perché ogni momento di consiglio comunale aperto è comunque una ricchezza per la città e un arricchimento per noi tutti, maggioranza e opposizione. Ringrazio ovviamente chi questa sera è venuta a relazionare sulla Pala Riccione, ringrazio quindi Eleonora Bergamaschi per tutta l'attività che ha fatto, ringrazio anche l'ex presidente della Pala Riccione Stefano Caldari, che ci hanno dato un'immagine interessante su quello, anche tutti gli altri intervenuti, su quello che a questo palazzo serve. E torno alle parole di Vincenzo Leardini, che ci dice: è una struttura in forte difficoltà, è una struttura nata sbagliata. Concordiamo pienamente, ed è quello che abbiamo sempre detto. È una struttura nata sbagliata. Noi, come ha detto il consigliere Rosati, con il fatto di essere il buon padre di famiglia, cerchiamo di gestire al meglio un qualche cosa che è nato sbagliato. Cerchiamo di farlo fruttare, cerchiamo di adoperarlo in funzione dell'economia turistica della città, di un qualcosa che è nato sbagliato. Dobbiamo sempre stare qui a porre rimedio agli sbagli che ci sono arrivati. Concluda, consigliere, grazie mille. Ci sono altri interventi? Consigliere Carbonari, prego, 5 minuti. Vorrei intanto rispondere al consigliere Pullè. A 5 minuti può sì, fare ma quello che vuole. Proprio 2 secondi. L'amministrazione non ha detto che vuole venderla alla società, ma non ha nemmeno detto che la vuole mantenere. E questo è il motivo per cui noi avevamo presentato l'ordine del giorno, di cui a questo punto vorrei leggere il contenuto, proprio per rendere dotta la cittadinanza di quelle che potevano essere le nostre intenzioni e di qual era l'impegno che volevamo prendere noi come minoranza, ma avviare il percorso anche con la maggioranza e prendere un impegno nei confronti della città. Quindi abbiamo appreso nei mesi scorsi che la società richiamata in oggetto, che è appunto la New Pala Riccione, è titolare delle attività di promo commercializzazione degli spazi congressuali presso l'omonima sede di Riccione in Viale Virgilio, è stato oggetto di atti amministrativi da parte dell'attuale amministrazione comunale. In particolare, nell'autunno scorso, la società, dopo essere stata inserita nel perimetro delle partecipate pubbliche controllate dal Comune di Riccione, tra quelle che sarebbero state oggetto di future alienazione, è stata esclusa in modo abbastanza repentino dal procedimento, dopo aver tentato la vendita attraverso un bando pubblico. Nello specifico, la delibera di consiglio veniva supportata da ragioni di opportunità strategica in capo all'interesse generale della città. L'attività tipica svolta dalla New Pala Riccione SRL è stata infatti considerata rilevante ai fini della promozione socio-economica della città e quindi tipicamente di interesse generale pubblico e non particolare privato. Nel marzo del corrente anno la New Pala Riccione ha reso pubblico il bilancio di esercizio 2018, presentando una dinamica estremamente positiva rispetto a quella degli anni passati. Tutti gli indicatori economici e contabili principali sono risultati in sensibile miglioramento. Il fatturato in forte espansione, così come l'utile d'esercizio, sono risultati notevoli se confrontati con quelli registrati storicamente dalla struttura. Quello che ha catturato la nostra attenzione è stato principalmente il dato sulle presenze, che per gli attori economici e operativi in città rappresenta una linfa vitale importantissima, soprattutto nei periodi di medio-bassa stagione. Un dato certo e quantificabile sul quale sviluppare con tutto l'apparato economico cittadino interessanti sinergie in termini di promozione della città e di potenziale condivisione delle strategie per gli investimenti futuri. Il dato pubblicato nella nota integrativa al bilancio di esercizio 2018 presenta un valore che quasi raddoppia rispetto a solo qualche anno fa, e questo rappresenta un punto nodale per una valutazione di impatto economico sul nostro tessuto economico. Sono state registrate circa 86.000 presenze nella struttura nel solo anno 2018, un'opportunità significativa per favorire la tanto auspicata destagionalizzazione economica e rendere soprattutto la città visibile ad un pubblico qualificato di ospiti, soprattutto nei periodi più difficili per i nostri operatori economici, come la primavera e l'autunno. Evidentemente questa attività ha generato un volume d'affari diretto e indiretto per i nostri operatori economici, che sarà oggetto di attenta valutazione nelle sedi opportune.
In seno alle considerazioni di cui sopra, riteniamo come rappresentanti della nostra comunità che sia opportuno approfondire alcune dinamiche di indirizzo che questa amministrazione intenderà implementare riguardanti i seguenti temi. Uno, su quale destino sarà riservato la Neopalariccione SRL? Questa amministrazione manterrà la proprietà della gestione o tornerà a valutarne la vendita? Quali attività di indirizzo e quali sinergie tra le attività dell'amministrazione e quelle proprie della struttura? Quale sarà il ruolo di Riccione Congressi nell'ipotesi di cessione della quota di maggioranza attualmente detenuta dal Comune di Riccione e come si intende tutelare la funzionalità dell'infrastruttura, garantire la fruibilità e la destinazione congressuale? Come amministratori e rappresentanti di una comunità riteniamo che per motivi di interesse pubblico questa amministrazione debba rassicurare la cittadinanza tutta di fronte all'eventualità che se in futuro si volesse dovesse tornare a parlare di vendita della società Neopalariccione, la città possa essere preventivamente sentita e coinvolta in un'assemblea pubblica. Siamo fermamente convinti che questa attività debba rimanere saldamente in mano al pubblico per ragioni di opportunità economica e anche strategica. Solo se verrà mantenuta la gestione pubblica si potranno garantire trasparenza e condivisione delle linee strategiche con le categorie. Inoltre non possiamo come cittadini, prima che come rappresentanti di questa comunità, lasciare che il frutto di una possibile malagestio da parte del privato privi magari per anni la città di questa infrastruttura, arrecando un danno in termini di ricaduta economica ed anche di decoro pubblico. A tal fine, con la presente siamo a richiedere un impegno formale del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco a svolgere uno studio di valutazione dell'impatto sull'indotto economico generato dalla struttura congressuale e dalla società Neopalariccione che ne cura la gestione, presentare il risultato di tale valutazione in Consiglio Comunale e in apposite assemblee pubbliche al fine di coinvolgere la cittadinanza, impegnare il Consiglio Comunale ad approvare le linee di sviluppo strategico da assegnare alla Neopalariccione alla luce del diverso mix di mercato e della nuova composizione del fatturato fra turismo congressuale puro ed eventi aziendali. È evidente che i lunghi anni di crisi e le modificazioni dei comportamenti dei target di riferimento richiedono uno sforzo di aggiornamento e ridefinizione della mission strategica della società. Preso atto che con delibera di esclusione della Neopalariccione della società a partecipazione pubblica, oggetto di dismissione del 14 novembre 2018, il Consiglio Comunale aveva definito come strategico il mantenimento della proprietà pubblica delle quote di maggioranza detenute dal Comune di Riccione. Si invita il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale a confermare la decisione di non vendere la quota di maggioranza detenuta dal Comune di Riccione della società Neopalariccione. Qui è esattamente... Collega, mi fa giusto notare che qui fondamentalmente di tecnico da valutare non c'era nulla, ma c'erano semplicemente alcune circostanze da valutare tutti insieme anche per recepire la volontà della cittadinanza. Ho finito, grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Non essendoci altri interventi, le conclusioni. Prima l'assessore. Prego. Bedina, consigliere Bedina, anche lei un attimino più di velocità per cortesia nel prenotarsi. No, perché... l'intervento principale l'ha già fatto il mio collega. Prego. Proprio una cosa molto breve. A me personalmente dispiace perché si vede la passione che il consigliere Del Bianco ci ha messo in tutti questi mesi, che proprio l'interesse che ci ha dato, le proprie forze, tutto quello che più di buono ci poteva essere, e vedere che stasera purtroppo è stato preso in giro. È stato preso in giro da persone che lui reputava amiche, perché tu sei nuovo come me dal punto di vista politico e chi è dietro di te sa, ha più esperienza, sono dei giganti dal punto di vista politico che potevano magari consigliarti meglio sui tempi previsti per magari presentare questo ordine del giorno. Io sinceramente mi dispiace, cioè, perché un lavoro così tanto voluto, così tanto ricercato, così tanto anche accurato, allo stesso tempo è venuto meno per che cosa? Per un problema. Si è visto anche prima, quando tu volevi intervenire ad un certo punto, una persona si è così dal nulla ha detto no, aspetta, non devi parlare te. Oh, ok, un misunderstanding, ci può anche stare. Il problema è che, Andrea, cioè io te lo dico... Cioè, così, girando il nome, così, non sono una parte politica, sono un cittadino in questo momento, ti dico che secondo me questa sera si poteva davvero trovare
una collaborazione, un punto di incontro. Siamo sempre stati disponibili. Veramente, siamo sempre stati disponibili ad un dialogo. Il problema è che, mi dispiace, sei... ti hanno preso in giro. Veramente. Questo lo dico a titolo personale, sia chiaro. E te lo dico col cuore in mano, cioè non ci guadagno niente a dire che... a fare una bella figura, figurati. Lo vedo, l'abbiamo visto tutti, tutta la città è proprio al corrente di questa tua voglia di partecipazione, di far partecipare. Negativo. Negativo, molto bene. Grazie Presidente, diciamo qualcosa? Scusi. È un mio pensiero, può essere giustamente confutato, però chiedo consigliere, scusa. Grazie. Consigliere. Quindi, consigliere Del Bianco, sappia comunque che... qualora dovesse essere, noi saremo sempre qui pronti e disponibili. Come è successo, ad esempio, per quanto riguarda l'ambiente. Come è successo, per esempio, quando riguarda l'ordine del giorno sulla sanità, che il PD di punto in bianco è venuto fuori intestandosi un qualche cosa che tecnicamente dovrebbe essere proprio apolitico. Lì ci siamo rivisti, abbiamo bocciato l'ordine del giorno, ma ci siamo trovati su un tavolo comune. Non ci puoi credere, va bene Marina, mi dispiace, questa è la tua versione dei fatti. Purtroppo i fatti parlano chiaro, ci siamo visti insieme, eravamo ad un tavolo, seduti... E ti dico anche dove, e però vai via, perché giustamente non vuoi essere qui. Molto bene, e ti ho scritto anche io e non mi hai mai risposto. Allora chi è l'ignorante tra me e te? Consigliere, la chiedo prego. Chiedo scusa. Questo non sono tanto usato. Chiedo scusa, colpa mia, mi sono fatto prendere un attimo la mano. Detto questo, basta, grazie. Dunque, non essendoci altri interventi, cedo la parola all'assessore per le conclusioni. Grazie Presidente. Più che conclusioni, come avevo detto in chiusura del mio intervento, avrei ascoltato gli interventi dei consiglieri, che comunque ringrazio. Ringrazio anche Andrea per aver convocato il Consiglio Comunale aperto, penso che sia una bella esperienza che dovremmo, è vero, forse replicare, quindi sono momenti di confronto che fanno bene, penso, a noi ma anche alla città. Ci tengo però a ribadire alcune cose, perché io penso che in quest'Aula comunque si debba venire comunque preparati. Preparati significa che chi, e parlo anche del consigliere Gobbi che non è presente, ma che comunque si è alzato con una certa enfasi, un certo entusiasmo nel cercare di fermare questa amministrazione dal voler vendere la New Pallariccione, se fosse qua gli direi che in realtà l'unica reale esperienza di vendita della New Pallariccione SRL è avvenuta nel 2013, è qui presente anche Vincenzo Verdini, perché... Però signora Vescovi, quando interrompo io, lei è monta su, poi le piace interrompere lei, quindi vedo che è molto matura, benissimo. Arrivo prego, anche da lei. Silenzio. Adesso parlavo di Gobbi, se mi lascia parlare... L'unica esperienza di vera cessione è stata nel 2013 e attenti, i 30 milioni che sono impacchettati nel debito residuo sono 30 milioni residui della cessione, tutto quello che comportava il comparto commerciale, quindi eravamo arrivati all'osso, quindi quando si vuole in qualche modo millantare il fatto che noi si voglia accedere a qualcosa che in realtà non abbiamo neanche mai nominato, mai scritto, mai detto, penso che siano bugie e si voglia un pochino strumentalizzare. Ma vengo anche a lei, Vescovi, perché in realtà a me prendo atto che non conosce in realtà le cose, perché quando dice che prima si pagavano i 350.000 euro, non so a quale anno faccia riferimento, l'unico anno in cui la New Pallariccione SRL ha pagato 350.000 euro è l'anno 2014, da me presieduto, è molto vero, ci sono comunque i bilanci, e la perdita a quale fa riferimento viene perché io solitamente nel privato lo faccio, pago la Tari abitualmente e ho pagato anche la Tari dell'anno 2013, oltre a pagare 50.000 euro per un dipendente assunto per un'agenzia interna che doveva occuparsi delle camere, perché si pensava anche di fare allocment con il Palazzo dei Congressi e ho, come detto nel precedente intervento, attivato un piano commerciale minimo di 30.000 euro, cosa inesistente solamente l'anno prima.
Io non devo comunque, come dire, non sono qua a farmi, come dire, bello, come diceva Conti, io ho semplicemente fatto sì che i ragazzi della New Palazzone potessero esprimere il loro potenziale, che poi oggi anche il presidente Bergamaschi ribadisce in quest'aula. Quindi io prendo atto che comunque c'è una realtà sana che sta lavorando molto bene, ma che non ha nulla, nulla a che fare con la struttura Palazzo dei Congressi. Il Palazzo dei Congressi, come l'avete studiato, consigliere Vescovi, è morto, abbiamo il giorno del decesso, l'11 dicembre del 2012, e avete lasciato quello che è rimasto di debito da pagare ai riccionesi. Grazie. Grazie, assessore. A questo punto sono rimaste solo le conclusioni del sindaco. Grazie mille, presidente. Ma io voglio prima di tutto ringraziare il presidente del Palas, la dottoressa Bergamaschi, col quale però voglio dividere qualche complimento, perché se il Pala Congressi questa sera, nel Pala Riccione questa sera, ha ricevuto tanti complimenti nella gestione, forse il nostro lavoro funziona, forse il nostro lavoro di input da parte della giunta e di esecuzione da parte del CDA funziona, perché credo che insomma il socio di maggioranza nell'ambito di una società qualcosa la dice, e quindi dividiamo un po' i complimenti, Ele, se sei d'accordo. Dall'altro lato io vorrei anche ringraziare per questi momenti, mi piacciono, a me i consigli comunali aperti del Bianco mi piacciono, non li ho mai potuti fare quando non ero nella minoranza e come vedi ne abbiamo fatti già 4 o 5, quindi noi non siamo mai contro il consiglio comunale aperto e come diceva anche Bianchini, io sono contento quando c'è un'opportunità dove, oltre a parlare chi rappresenta la città, perché la democrazia bisogna rispettarla e noi la rispettiamo perché abbiamo passato elezioni democratiche, siamo stati eletti, siamo qui a rappresentare in tutti i nostri scranni la città, anche se ci sono momenti nei quali la città stessa ci viene a dire qualche cosa, a sollecitare, a fare osservazioni, sono assolutamente d'accordo, e con i ringraziamenti di Bianchini arrivano anche i miei ringraziamenti, perché veramente è disponibilità e apertura e ricerca di quel piede a terra che dobbiamo assolutamente sempre avere. Sono altrettanto d'accordo con il signor Leardini, perché è stato chiaro e lampante su come sono andate le cose e su cosa c'è e cosa è il Palacongressi, perché ci lavora all'interno e sa perfettamente quante questioni, non meramente tecniche, ma di grandissime dimensioni, quel Palacongressi si porta con sé. Lo abbiamo detto, io l'ho detto, l'ho scritto, l'ho messo su ogni dove, in ogni dove, che noi abbiamo l'onore di governare questa città, e quando siamo arrivati ci siamo presi tutto ciò che la città aveva con sé, per carità, sia quello che era assolutamente di buono, sia tutte le cause, sia tutte le beghe. Non ce ne siamo mai fatti assolutamente mai fatto sentire un peso, perché volevamo fortemente avere l'onore di governare questa città, i riccionesi ci hanno regalato questo privilegio e siamo qui. Però la memoria e il passato è importante, non si può costruire niente e soprattutto non si è niente se non si ha chiaro e limpido come sono andate le cose. Questa sera l'abbiamo sviscerato in tutti i modi, in tutti i termini, e forse qualcosa di più abbiamo aggiunto alla conoscenza di tutti. Volevo solo ricordare che nessuno l'ha menzionato, volevo anche dire che il Palacongressi, forse non lo sa, la Palariccione, paga anche le utenze di tutti i condomini, poi le rifattura, con anche assumendosi però l'onere e la responsabilità che se qualcuno non paga fa l'amministratore di condominio, che è una cosa che è assurda se voi pensate, no? Nelle mani, nell'ambito di una gestione, però la facciamo. Ci siamo messi anche a guardare se si può risolvere questo problemino da niente, eh? C'è il contatore 1, e che è una cosa che nessuno a casa nostra ci avrebbe mai pensato, lì qualcuno ci ha pensato non solo, ma l'ha anche realizzato. E quindi questo giusto per il paradosso, no? Delle cose che ci sono all'interno di quella bella macchina, però
come dicevo, con senso di responsabilità ci siamo rimboccate le maniche e lo abbiamo fatto bene, perché abbiamo dato un input assolutamente economico e commerciale a quella macchina. Già con Stefano eravamo a ottimi risultati, oggi li abbiamo oltremodo superati, con però la cautela che Eleonora ha detto più volte anche nelle occasioni pubbliche, l'ha detto in assemblea e credo lo abbia ribadito anche nella controllo e garanzia, gli anni sono variabili, perché nessuno di quei contratti sui quali abbiamo lavorato quest'anno è obbligatoriamente biennale. Ok, quindi tutti gli anni si ricomincia da zero come se non ci fosse mai stato nulla, quindi tanta cautela nel muoversi. Dopodiché io ancora adesso, al di là dei momenti sempre gradevoli per stare in consiglio comunale, sempre gradevoli per fare anche consigli comunali aperti, io vi dico la verità, non ho ancora capito perché siamo qui. Lo dico, perché la pala Riccione non è in vendita. Ci siamo fatti tutto un film dove qualcuno ha pensato che c'era nascosto dove non si sa come, e vuole forse insinuare che ci sia un dubbio circa la nostra volontà. Ma le amministrazioni, io lo ribadisco, non è che parlano, scrivono. Nel nostro DUP, che è il piano strategico, la pala Riccione è lì consacrata, dicendo che è una società strategica sulla quale questa amministrazione, questa maggioranza ci crede. Punto, Non c'è scritto nient'altro. Aver voluto semplicemente creare il Consiglio Comunale va bene, ma aver voluto insinuare il dubbio che questa amministrazione lavori contro la città, questo no. Questo non lo permetto. Perché questa amministrazione è al fianco degli imprenditori, lo è sempre stata e lo sarà sempre. E questa sera venire a sentire che è importante Del Bianco, no? Prendere per mano gli imprenditori, farli riqualificare, aiutarli a crescere, non uscire dal mercato, sono parole che mi fanno aprire il cuore. Poi però non capisco il voto contrario all'Aquila d'Oro, il voto contrario al Bombo e il voto contrario alle manifestazioni di interesse. No, manifestazioni di interesse siete addirittura andati via. Questo che io non comprendo. Perché quando si fa la minoranza e quando si vuole il bene dell'economia di una città, si sta qui e si ha una coerenza. La coerenza che è nei nostri atti, dove non c'è scritto altro che il pala, la pala Riccione resta. Io quando si insinua o si vuole insinuare che qualche cosa questa amministrazione la fa contro, non siamo collegati sullo stesso canale. Voi fate uno sport che è quello di denigrare, noi facciamo uno sport che è quello di amministrare. Noi stiamo con l'economia, noi stiamo con gli imprenditori, voi state sulla luna. È un'altra cosa. Bene, grazie Sindaco. Non essendoci altri argomenti, alle 23:57 dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Buonasera a tutti.